e bentornati finalmente su questi schermi. Ci è voluta un'era geologica per preparare questo video giornale. Non sto scherzando, proprio un'era geologica, nel senso non so più che cosa stia accadendo nel mondo esterno, non lo so in che anno siamo, chi c'è al governo. Tuttavia, ragazzi, posso dire a gran voce che ne è valsa la pena, perché fino a questo momento io veramente non avevo capito bene fino a che punto un essere umano si potesse sentire disgustato. Quella tra Johnny Depp e Amber Heard, ragazzi, è una storia così tossica che per smaltire tutta questa cosa penso che andrò a farmi un lavaggio gastrico appena finirò di registrare. Nel caso in cui non abbiate la minima idea di che cosa stiamo per parlare, ragazzi, si dà il caso che l'attore Johnny Depp e l'attrice Amber Heard abbiano divorziato nel 2016, perché erano sposati, ovviamente. L'attrice ha subito dopo denunciato Johnny Depp, accusandolo addirittura di violenza domestica e portandolo in tribunale insieme ai propri lividi. Cioè, si è presentata in tribunale con un livido in faccia. Tuttavia, ragazzi, 2 anni dopo Johnny Depp porta in tribunale delle prove schiaccianti che testimoniano che in realtà, ragazzi, a picchiare il partner nella coppia fosse Amber. Cioè, Johnny Depp praticamente era la vittima di violenza domestica. Ma, ragazzi, dobbiamo andare per ordine, perché altrimenti ci smarriamo in questa selva oscura che è il processo tra Johnny e Amber. Detto ciò, ragazzi, spero che abbiate preparato un succo di frutta. Se non l'avete fatto, vi aspetto qui, andate a prendere un succo di frutta, perché di tanto in tanto avrete bisogno di zuccheri, anche perché il video sarà particolarmente lungo. Mamma mia, quanto hype che sto facendo. Bentornati, ragazzi, nel nostro video giornale settimanale. Contestualizzare, ragazzi, andiamo alle origini di questa mirabolante love story. Allora, Johnny e Amber si conoscono, se non sbaglio, nel 2010, e si conoscono sul set di un film, ovvero The Room Diary, titolo italiano Cronache di una passione, perché noi italiani, ragazzi, facciamo schifo in tante cose, ma a tradurre i titoli stranieri dei film in modo particolare. I due quindi si innamorano sul set e, oltre allo stipendio, portano a casa un chilo di guai. Infatti, ragazzi, Johnny e Amber si sposano, convogliano a nozze il 15 febbraio del 2015. Agli occhi del pubblico sembrerebbe una relazione come un'altra, cioè sembra filare tutto liscio. Diciamo che la cosa più degna di nota è giusto un video, forse un po' cringe, in cui la coppia chiede scusa al governo australiano per aver cercato di portare i loro 2 cani di nascosto in Australia. Cani che, a quanto pare, il governo australiano, ragazzi, avrebbe minacciato di abbattere. Però, comunque, niente di che. Cioè, alla fine Amber Heard ha solo falsificato dei documenti per portarsi dietro i cani. Cioè, alla fine, cosa non si fa per i figli? Protecting Australia is important. Tuttavia, ragazzi, a un certo punto i loro panni smettono di essere lavati in famiglia e scoppia lo scandalo. Tutto comincia quando lunedì 23 maggio 2016 Amber Heard chiede formalmente il divorzio. Nel documento, ragazzi, leggiamo che i due si sono lasciati il 21 maggio del 2016, che non ci sono figli tra i due, per fortuna direi, e che la motivazione del divorzio è differenze inconciliabili che rendono impossibile il vivere insieme come marito e moglie. Nel frattempo, però, ragazzi, Amber invia al team di Johnny una letterina legale, in cui Amber dice una cosa molto, ma molto grave. Dichiara che Johnny Depp, nel corso della loro relazione, l'ha picchiata più volte e dice che di queste violenze lei ha delle prove. Quindi Amber, ragazzi, manda questa lettera a Johnny, in cui scrive che l'ultima volta che Johnny l'ha picchiata è stata il 21 maggio, quindi giusto 2 giorni prima, giorno in cui tecnicamente si sarebbero lasciati, e che quel giorno, scrive Amber, si è fotografata il volto per immortalare i suoi lividi. Ora, in questa lettera che Amber fa avere al team di Johnny, ragazzi, c'è scritto che Amber vorrebbe risolvere la questione in maniera amichevole, il che significa senza arrivare in tribunale, senza farlo diventare un caso penale. Ma per fare ciò, ragazzi, Amber detta delle condizioni. Quali condizioni? Allora, per far sì che Amber ritiri le accuse di violenza domestica, Amber chiede a Johnny alcune cose. Allora, gli chiede un mantenimento di quasi $50,000 al mese, un'automobile con tasse a carico di Johnny Depp, 3 appartamenti con mutuo e spese varie a carico di Johnny e basta. Come basta? Cioè, non gliel'ha chiesto il figlio primogenito.
Allora, vi leggo direttamente la lettera originale. Come forse saprete, il vostro cliente e marito di Amber, Johnny Depp, ha attaccato violentemente e minacciato Amber sabato sera, il 21 maggio 2016, nella loro penthouse. Allora, la penthouse, ragazzi, è il nome dell'attico di Johnny Depp, formato, come dice la parola stessa, da 5 appartamenti. La penthouse, ragazzi, attenzione, perché è la location che ricorre più spesso in tutta questa vicenda, perché Amber e Johnny, da quello che si intuisce, vivevano principalmente lì. Vi faccio fare un veloce tour dell'umile dimora in cui i due hanno vissuto la loro tranquilla vita coniugale, diciamo, tra una fuga in bagno stile Wendy Torrance e una scritta sui muri fatta con il sangue. Ci sono vari testimoni a questo specifico episodio, si riferisce appunto all'episodio del 21 maggio, quando Johnny avrebbe picchiato per l'ultima volta Amber, e ci sono fotografie che raffigurano i danni causati da Johnny, così come le lesioni fisiche inflitte su Amber. Sfortunatamente questo non è il primo episodio di violenza domestica perpetrato da Johnny contro Amber. Di fatto, ci sono stati altri 2 episodi negli ultimi 6 mesi. Nonostante Amber abbia paura di Johnny, lei insiste fermamente affinché facciamo tutto il possibile per mantenere questa questione personale lontana dalle luci mediatiche. Amber desidera arrivare velocemente a una risoluzione privata e amichevole per tutte le questioni, ma lei avrà bisogno dell'immediata collaborazione di Johnny per farlo. A tal fine, per favore, Johnny deve firmare quanto prima e rispedire entro il 27 maggio 2016, quindi entro 4 giorni. La negata notifica e conferma del modulo di accettazione, bla bla bla. Se non viene firmata e rispedita questa lettera, questo modulo, entro il 27 maggio, non avremo altra alternativa che procedere per essere notificato personalmente. Allora, se Johnny Depp non firma questo modulo, diciamo, dovrà presentarsi in tribunale. In questo modo il caso non verrà risolto in maniera amichevole, ma attraverso un processo, e quindi sarà un giudice a stabilire le condizioni. Chiediamo a nome di Amber le seguenti cose: adeguato supporto, quindi tipo il mantenimento, uso e possesso esclusivo della Range Rover nera, il veicolo che lei guida attualmente, con Johnny che continua a effettuare tutti i pagamenti per qualsiasi tassa, ma tipo pure la benzina, vabbè. Uso e possesso esclusivo degli appartamenti numero 1, 3 e 5 della penthouse, con Johnny che continua a pagare mutuo, utenze, eccetera, ad essi associati. È un contributo verso di lei per ragionevoli e necessarie spese legali nell'importo di $100,000 e $25,000 per le spese della contabilità forense. Cioè, ma infatti, cioè praticamente lei gli fa causa e vuole pagata la causa. Vabbè, non commentiamo adesso. La lettera, ragazzi, si conclude con la speranza che questo accordo venga definito lontano dall'opinione pubblica. Qui abbiamo quello che credo sia esattamente il modulo che Johnny avrebbe dovuto firmare per chiudere la questione senza finire in tribunale. Allora, che cosa dice questo modulo? Si tratta appunto di una richiesta di mantenimento che ammonta in totale a $43,700,000, di cui $10,000 per le spese mensili della casa, $200 di assicurazione, $200 per eventuali riparazioni, $3,000 di assistenza sanitaria, $2,000 di spese e accessori per la casa, sai, tipo la saliera Swarovski, le tende di Valentino, $2,000 per mangiare fuori, $1,000 per utenze tipo gas, elettricità, acqua, spazzatura, $500 per telefono e email, $300 per lavanderia e pulizia, accessori per la casa, $2,000 per le pulizie, $300, fitusa, $2,000 di vestiti, $0 per l'educazione, come dimostrerà quest'intera vicenda, $10,000 per divertimento, regali e vacanze, $2,000 per trasporti, perché chiaramente Amber usa un TARDIS per spostarsi, $500 per la beneficenza, $10,000 per altro, spese varie, sai, tipo
gli spicci, cioè quelli che ti servono per comprare il pane, per fare la spesa, per... no, la spesa già c'era messa, quindi per il pane, il parrucchiere, la droga. In sostanza, ragazzi, Amber ha detto a Johnny: guarda, io tengo in ostaggio la tua dignità perché ho proprio le evidence, le prove provate che tu hai usato violenza contro di me per 3 volte negli ultimi 6 mesi, quindi tu dammi la Range Rover, 3 appartamenti, pagami le tasse, il mutuo, la luce, smolla i $125,000 che sto spendendo per farti questa causa, fammi un bel sorriso mentre firmi l'accordo e io eviterò di raccontare il tutto in tribunale, non racconterò che sei stato violento con me, ritirerò tutte le denunce, mi raccomando, firmiamo questo accordo in gran silenzio e lontani dai media. Il primo processo, ragazzi, si conclude con la vittoria di Amber, nonostante Johnny si sia dichiarato innocente, nonostante abbia negato tutte le accuse, considerate le prove a suo favore, Amber ottiene l'ordinanza restrittiva, quindi Johnny Depp da questo momento in poi non potrà stare a meno di 100 metri di distanza da Amber Heard. Qualche mese dopo, ragazzi, gli avvocati di Amber e Johnny giungono ad un accordo amichevole, ovvero Johnny Depp darà ad Amber $7 milioni che lei devolverà in beneficenza ad associazioni che si occupano di combattere contro il fenomeno della violenza sulle donne, ma in cambio ovviamente Amber andrà a ritirare le accuse di violenza domestica. E così, ragazzi, si conclude il processo, il primo processo. Nel 2018 però, ragazzi, il Washington Post pubblica questo articolo dal titolo Amber Heard, 2: ho protestato contro la violenza sessuale e ho dovuto affrontare l'indignazione della nostra cultura. Questo deve cambiare. Ora, Amber Heard in questo articolo viene definita dal Washington Post attrice e attivista per i diritti delle donne e in questo articolo Amber Heard parla in prima persona e scrive, andiamo a leggere: sono stata esposta ad abusi in tenera età, ho conosciuto certe cose presto, senza che nessuno abbia dovuto spiegarmele. Sapevo che gli uomini hanno il potere, fisicamente, socialmente e finanziariamente. Poi, 2 anni fa, sono diventata un personaggio pubblico che rappresentava gli abusi domestici e ho sentito tutta la forza dell'ira della nostra cultura per le donne che parlano. Amici e consulenti mi dissero che non avrei mai più lavorato come attrice, che sarei stata nella lista nera. Un film per cui ero scritturata ha riformulato il mio ruolo. Avevo appena girato una campagna di 2 anni come volto di un marchio di moda globale e l'azienda mi ha lasciato. Sorsero domande sul fatto che avrei mantenuto il mio ruolo di Mera nel film Justice League e Aquaman. Ho visto in tempo reale come le istituzioni proteggono gli uomini accusati di abusi. Segue una sfilza di proposte che fa Amber, che mirano alla tutela delle donne, e poi alla fine, ragazzi, Amber conclude: parlo come una donna che ha dovuto cambiare il proprio numero di telefono ogni settimana perché ricevevo minacce di morte. Per mesi ho lasciato raramente il mio appartamento e quando l'ho fatto sono stata inseguita da droni e fotografi a piedi, in moto, in macchina. I tabloid che hanno pubblicato le mie foto le hanno riproposte in chiave negativa. Mi sentivo come se fossi sotto processo presso il tribunale dell'opinione pubblica e la mia vita e il mio sostentamento dipendessero da una miriade di sentenze che sfuggivano al mio controllo. Voglio assicurarmi che le donne che si fanno avanti per parlare di violenza ricevano più sostegno. Stiamo leggendo rappresentanti che sanno quanto ci teniamo a questi problemi, vabbè. Di fronte a questo articolo, ragazzi, in Johnny Depp si rompe qualcosa, plausibilmente qualcosa di molto intimo, perché all'improvviso Johnny Depp emerge dal silenzio in cui si era rannicchiato e dice: no, ora basta, io non sono un violento. E detto ciò, ragazzi, Johnny Depp denuncia la sua ex moglie Amber Heard per diffamazione. Johnny, ragazzi, chiede ad Amber un risarcimento di ben $50 milioni per avere rovinato la sua immagine, per avere rovinato la sua carriera, perché in tutto ciò, ragazzi, la Disney, 4 giorni dopo l'uscita dell'articolo su Washington Post, a quanto pare ha deciso di interrompere i rapporti con Johnny Depp, non rinnovando il suo ruolo in Pirati dei Caraibi. Ci sono poi dei rumors secondo i quali il prossimo Pirati dei Caraibi avrà un cast tutto al femminile e secondo questi rumor farà parte del cast Amber Heard. Io spero che siano soltanto voci false, perché sarebbe veramente una cafonata. Sì.
Johnny Depp, ragazzi, afferma che Amber Heard avrebbe creato di sana pianta tutte le prove che ha portato in tribunale, dipingendosi i lividi prima di farsi le foto e prima di andare in tribunale, perché lui non le ha mai messo le mani addosso e lei lo ha accusato di cose che in realtà faceva lei stessa. Cioè Johnny Depp dice: lei mi ha rubato la storia perché ero io quello che veniva picchiato da lei e non il contrario. Boom. First reaction, shock. Tuttavia, ragazzi, questo processo è stato rimandato causa pandemia, a differenza di un altro processo che invece si è già concluso. Perché? Nel frattempo, ragazzi, Johnny Depp non si è limitato a denunciare Amber Heard per diffamazione, ma ha denunciato anche la testata giornalistica The Sun, la quale nel 2018 ha pubblicato questo articolo nel quale Johnny Depp viene chiamato wife beater, espressione inglese che significa, cioè possiamo tradurre come picchiatore di moglie. Johnny Depp l'ha denunciato perché ha detto: no, io non sono un picchiatore di moglie. Notare, ragazzi, che comunque non c'è un vero e proprio processo in atto per violenza domestica, perché comunque Johnny Depp Amber Heard l'ha denunciata per diffamazione, per averlo diffamato, per avergli rovinato la carriera, non per averlo picchiato. Quindi lei non sconterà, anche se perdesse il processo, non sconterà una pena per violenza domestica, e viceversa, perché neanche Johnny Depp è denunciato dalla Heard per violenza domestica in questo momento, perché lei ha ritirato tutte le accuse dopo l'accordo dei 7 milioni. Quindi diciamo che è più una sfida a colpi di chi ha fatto più del male all'altro, senza però che alla fine, cioè è proprio una perdita di soldi. Ma che razza di battaglia legale stanno facendo? In realtà, ragazzi, Johnny Depp accusa di un'altra cosa Amber Heard, ovvero di adulterio, perché praticamente Amber avrebbe iniziato a frequentare Elon Musk prima dello scioglimento del matrimonio. Allora, entriamo nel merito della questione. Come premessa, ragazzi, Johnny dice che per lui picchiare una donna sarebbe una cosa assolutamente inconcepibile. Perché? Perché sia sua madre che sua sorella sono state vittime di violenza domestica, quindi per cui lui ha sempre promesso a se stesso che i suoi figli non sarebbero mai cresciuti con questo strazio. Inoltre, ragazzi, Johnny dichiara che lo psicoterapeuta di coppia, nonché, se ho ben capito, un altro psicologo, avevano già fatto una diagnosi ad Amber. Di che cosa? Allora, ad Amber era stato diagnosticato un disturbo della personalità borderline, sociopatia e narcisismo tossico. Inoltre, ragazzi, Johnny accusa Amber di essere una bugiarda patologica e che la loro stessa relazione si fondasse sulle bugie, cioè fosse cominciata grazie a un'enorme sproporzionata cazzo raccontata da Amber, perché a quanto pare, cioè da quello che racconta Johnny Depp, quando i due si sono conosciuti, Amber diceva ripetutamente a Johnny: ah, quanto amo i tuoi film, io li ho visti tutti, io amo tutti i tuoi film. Mentre, ragazzi, più avanti, quando la loro relazione ormai era in stato avanzato di putrefazione, aggiungerei, lei ha confessato di non avere mai visto un suo film. Che comunque ce ne vuole di coraggio non avere mai visto un film di Johnny Depp. Cioè, non dico perché tuo marito, però proprio un minimo di cultura generale, no, poi non lo dire. Cioè, vediteli in gran segreto, vediteli, non lo so, quando lui non c'è, però, cioè, non ti farei scoprire un minimo di pudore. Johnny, ragazzi, dice che Amber si è presentata a lui, qui lo cito testualmente, come la sua copia carbone, cioè praticamente lei ha finto che amasse gli stessi scrittori che amava lui, che amava gli stessi musicisti, che amasse gli stessi musicisti che amava lui, però a quanto pare non era vero niente, c'era proprio una falsa. Johnny, ragazzi, dice di avere subito da parte di Amber abusi fisici e verbali continuamente, abusi ai quali lui reagiva andandosene, praticamente fuggendo da lei. Indi per cui Amber lo apostrofava come codardo, lo apostrofava come bambino, cioè gli diceva, lo accusava di non essere un uomo perché appunto non rimaneva ad affrontarla. Ma il vero colpo di scena di questo processo, ragazzi, è una registrazione, è la registrazione. Di che si tratta? Allora, praticamente è la registrazione di una terapia di coppia, di una sessione di terapia di coppia tra Johnny e Amber, in cui entrambi sapevano di essere registrati.
sequestrati. E si tratta di una prova gravissima, perché la stessa Amber Heard in questa registrazione, ragazzi, conferma di avere usato violenza ripetutamente ai danni di Johnny Depp, il quale invece in questa registrazione pare essere praticamente una vittima, cioè apparentemente è la vittima di Amber Heard a livello di violenza fisica. Allora, intanto, perché questi due si stavano registrando? Allora, è a quanto pare, ragazzi, una pratica molto comune nelle coppie che vanno in terapia per risolvere i problemi matrimoniali, quella di autoregistrarsi, perché spesso lo psicoterapeuta propone alla coppia di autoregistrarsi quando litiga. Perché? Perché così si può riascoltare in seguito, dopo la discussione, e può accorgersi da un punto di vista esterno dei propri errori, magari dei propri errori di comunicazione. Per questo motivo Amber e Johnny si sono registrati, perché loro sono stati in terapia, hanno fatto terapia di coppia. Lo psicoterapeuta gli ha consigliato questa cosa, e così un bel giorno, ragazzi, mentre litigavano, mentre discutevano stranamente in maniera civile, i due hanno acceso il registratore del cellulare di Amber Heard e si sono registrati. Ora, la domanda, ragazzi, è: perché stavano litigando mentre si registravano? Perché, ragazzi, Amber si lamentava con Johnny di una cosa che lei dice di trovare insopportabile, ovvero che Johnny ogni singola volta, cioè le dice proprio ogni singola volta, sempre, tutte le volte, nessuna eccezione, every time, every single time it gets hard. Quando lei si arrabbia con lui, Johnny, invece di affrontarla, se ne va. Cioè, o cambia stanza, oppure se ne va proprio di casa, si va a prendere una stanza in hotel. Insomma, non rimane per litigare con lei e per chiarire le cose. E per di più non torna, cioè non torna a cercarla, ma deve sempre cercarlo lei. Quindi, ragazzi, già sul motivo per cui stanno discutendo sorgono delle domande. Cioè, Amber, com'è che tu dici che lui, quando si incazzava, ti picchiava, ti metteva le mani addosso, se poi qua ti stai lamentando del fatto che lui invece se ne va da sempre e non ti affronti mai? Cioè, non è che sia un comportamento onesto quello di andarsene di casa durante un litigio, chiaramente, però, ragazzi, di sicuro a livello di crudeltà non è equivalente al comportamento di uno che ti afferra per i capelli e ti trascina per casa come un mocio vileda. Ma, ragazzi, la vera prova schiacciante fornita da questa registrazione sono i vari momenti in cui Johnny dice ad Amber di non sopportare il fatto che lei lo picchi e che per questo motivo lui se ne va, cioè da una parte per cercare riparo e dall'altra perché non vuole reagire alla sua violenza. Di fronte a queste accuse, ragazzi, Amber gli risponde che è un bambino a lamentarsi del fatto che lei lo picchi, non è un uomo perché scappa da lei, e dice che il fatto che lei lo picchi non è una giustificazione per andarsene, non è una buona scusa per andarsene. E quando Johnny le dice: senti, se vuoi stare con me non ci può essere violenza, quindi trova un modo di comportarti che sia rispettoso, lei gli risponde: guarda, io non ti posso promettere che non sarò di nuovo violenta, perché sono umana, perché tu mi devi concedere di avere delle reazioni, ma ti prometto che se tu cambierai comportamento e se ti comporterai come ti sto chiedendo, io cercherò di non perdere nuovamente il controllo. Perché in sostanza, ragazzi, c'è l'argomentazione di Amber Heard che la causa del suo comportamento violento, del proprio comportamento violento, ovviamente è che Johnny la fa arrabbiare, quindi la colpa è di lui. Vi do giusto un assaggino di questa registrazione, perché è molto lunga. You f***ed hit me last night, you fucking... What about all the other times you split? Every single time you get dressed and you fucking split, the top of a fight, you never fucking try and work it out, you never fight for me, you never come to me. I'm not saying we should get in physical altercations. I never want to be in that. Never. But every time you don't like what I say and you fucking run away, we'll never work out anything. You can't run away every fight. Sometimes I don't. I don't want to fight. Be there and go through the shit. Don't, man. Don't. I know. I don't want to, because I don't want to fight. Yeah, I'm mad. It happens. It happens. Yes, I know. It happens often. I'm not the one who fucking throws pots and that's different. Whatever the fucking else at me. That's different.
That's irrelevant. It's a complete non sequitur. Just because I've thrown pots and pans does not mean that you vases come and knock on the door. Just because there are vases does not mean that you come and knock on the door. You're trying to justify how you don't or do come to the door based on whether I throw pots and pans. It's irrelevant. No. You punched me. Was not punching you. Babe, you're not punched. Don't tell me what it feels like to be punched. I did not fucking deck you. I fucking was hitting you. You can't. I don't know what the motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. You're a fucking baby. Because you start physical fights? You are such a baby! Because you, the fuck up, because you start physical fights? I did start a physical fight. Yeah, you did, so I had to get the fuck out of there. Yes, you did. So you did the right thing, the big thing. You know what? You are admirable. Every single time. What's your excuse? When there's not a physical fight, then what's the excuse then? We got married. I knew the fucking fights weren't going to stop, but I thought maybe it would curb them a little. There can be no physical violence. I can't promise you that I'll be perfect. I can't promise you I won't get physical again. God, I fucking sometimes get so mad I lose it. I go because I think, fuck, we're screwed. Io, ragazzi, quando ho ascoltato questa registrazione ero veramente scioccata e parzialmente lo sono ancora. E questa, ragazzi, non è l'unica registrazione shock che ribalterà completamente la situazione, ma andiamo per ordine. Intanto mi pare che vi avevo già anticipato che Johnny Depp, nonostante queste registrazioni, nonostante le prove, abbia perso la causa contro il The Sun. Infatti, ragazzi, il giudice ha deliberato che quanto detto dal giornale è sostanzialmente vero, sentenza che ha indignato il pubblico nonché vari avvocati americani che hanno accusato il giudice di avere condotto un processo in maniera superficiale e poco equa. Però è pure vero che al giudice, agli avvocati magari, cioè, erano note delle cose che a noi non sono state rese note. Alaska, vuoi per caso sederti al mio posto e parlare al posto mio? Guarda che io non me ne creo problemi, facciamo spazio alle nuove generazioni. A questo punto, ragazzi, metteremo a confronto le versioni di Johnny e Amber circa gli episodi di violenza domestica che hanno costellato la loro intera relazione. Tutto, ragazzi, secondo la versione di Amber, comincia più o meno quando loro stavano insieme da circa un anno, quando praticamente Johnny ha cominciato ad abusare di droghe e di alcol. Amber dice che lui comunque provava a smettere, cioè lui aveva l'intenzione di smettere, tanto che iniziava sempre delle terapie, però alla fine mollava, le interrompeva, ci ricascava. Johnny però, ragazzi, dice che lui intanto dice che è vero, cioè effettivamente dice che beveva, dice che cercava di smettere, che ogni volta incontrava delle grosse difficoltà su questo, cioè su questo fa un mea culpa. Però, ragazzi, Johnny dice che in realtà mentre in cura capitava spesso che Amber, prima di andare a letto, gli mettesse davanti un bicchierino di whisky incoraggiandolo a scolarselo. Questo perché? Perché, ragazzi, secondo la versione di Johnny, ad Amber faceva comodo che lui bevesse, perché lei lo accusava davanti ad amici, davanti a familiari, di essere ubriaco, in maniera tale da poter sminuire quello che lui diceva. Cioè lo faceva proprio sistematicamente, anche quando non era vero che lui fosse ubriaco, che lui avesse bevuto. Quindi, secondo John, insomma, lei in qualche modo cercava di istigarlo a bere e a non smettere di bere. Amber, ragazzi, aggiunge che ogni qualvolta Johnny andava ad assumere droghe o alcol, Johnny diventava violento, cominciava a delirare e addirittura, ragazzi, Amber dice che quando i due parlavano di questi episodi violenti che aveva Johnny, entrambi si riferivano a quella versione di Johnny apostrofandola come il mostro, The Monster. Johnny però dice che non è vero, che lui intanto dice e ribadisce più volte che lui non l'ha mai picchiata e che sostanzialmente Amber sta dicendo una grossa fesseria, perché l'unica cosa che si può trovare di vero in questa narrazione è che delle volte Amber lo definiva un mostro e che
anche lui, dice Johnny, io ci credevo, cioè certe volte è veramente riuscita a farmi sentire un mostro, dice Johnny. Ma comunque sottolinea che questo appellativo che lei dava a lui non è comunque mai stato riferito a delle violenze, non è che lei lo chiamasse il mostro perché lui le faceva violenza fisica, cioè le alzava le mani. Amber, ragazzi, in tutto ciò presenta un numero molto sostanzioso di prove che adesso andremo a vedere, che consistono in fotografie che secondo Johnny sarebbero state create proprio ad arte o comunque decontestualizzate, e screenshot di conversazioni in cui però Johnny non fa mai esplicito riferimento a delle violenze. Ci sono dei riferimenti a delle violenze perpetrate da Johnny ai danni di Amber in delle conversazioni di Amber con magari dei suoi amici, cioè Amber dice loro mi ha dato una testata e cose di questo tipo, però nelle conversazioni tra Johnny e Amber non c'è mai alcun riferimento esplicito a delle violenze. Riguardo le prove fotografiche, ragazzi, Amber dice queste foto me le scattavo per una ragione, effettivamente, perché lei si scattava queste foto. Allora Amber dice che lei si scattava queste foto dopo gli episodi di violenza perché Johnny ogni volta che beveva e diventava violento, dopo, quando si ripigliava dalla sbornia, praticamente si scordava tutto quello che aveva combinato da ubriaco, e quindi io glielo mostravo, gli facevo vedere queste fotografie e gli dicevo toh, guarda che cosa mi hai fatto, mostro. Entriamo quindi nel cuore della vicenda. Amber, ragazzi, dice che la prima volta che Johnny l'ha picchiata è stata nel 2013. I due si trovavano a Los Angeles e stavano parlando di un tatuaggio, un fantomatico tatuaggio, al che Amber ride. Cioè ha riso per qualcosa che ha detto Johnny pensando che fosse una battuta, che lui stesse scherzando, però Johnny si è infastidito, se l'è presa talmente tanto che le avrebbe dato uno schiaffo, poi gliene ha dato un altro e alla fine gliene ha dato un terzo di schiaffo che l'avrebbe fatta finire per terra. Amber, ragazzi, dice di essere rimasta immobile per la paura e poi di essersene andata a casa pensando mi sa che lo devo lasciare. Johnny, ragazzi, nega tutto questo racconto e dice che questo non è altro che un falso aneddoto. Altra accusa di Amber, ragazzi, Amber accusa Johnny di averla picchiata per la seconda volta esattamente l'8 marzo 2013, sempre a Los Angeles. Praticamente Johnny era fatto, nonché ubriaco, e si è arrabbiato perché ha visto che Amber dentro casa aveva un dipinto che le aveva donato la sua ex moglie. Questo dipinto Amber ce l'aveva appeso in camera da letto e Amber racconta che Johnny ha addirittura tentato di dare fuoco a questo dipinto. Per questo motivo lei e il team di Johnny che era lì presente hanno chiamato la sorella minore di Amber, Whitney Heard, e le hanno detto guarda, vieni qua, vedi se riesci a parlare con Johnny perché sta combinando un macello, vedi se puoi fare un attimino da mediatrice. Whitney allora arriva, parla con Johnny e lui effettivamente, secondo la versione di Amber, a quel punto si calma, però poi Whitney se ne va. E che succede? Succede che Johnny riprende a litigare con Amber non appena Whitney va via, e a questo punto, ragazzi, diventa violento al punto da colpire Amber talmente forte che uno schizzo di sangue fuoriuscito dal labbro di Amber finisce sul muro. Di tutto questo macello, ragazzi, Amber presenta delle prove, praticamente presenta lo screenshot di una conversazione avvenuta tra lei e Johnny qualche giorno dopo questo avvenimento. Ve la faccio vedere. Vedete che Amber ha salvato Johnny in rubrica come Steve per una questione di privacy, invece lui l'ha salvata come Slim. Questo diciamo per intenderci con i prossimi screenshot. I messaggi, ragazzi, dicono questo. Johnny scrive ad Amber: pensavo dovessi sapere che esiste un libro chiamato Disco Bagno di Sangue, tutto qui. E Amber risponde: dobbiamo averlo, per caso parla dello scorso venerdì sera? E Johnny risponde: come fai a farmi sorridere in un momento così terribile? Sì, parla di venerdì sera, stronzata simpatica, ti amo fottutamente troppo. Che romantico. Quindi secondo Amber, ragazzi, bagno di sangue sarebbe un riferimento alla loro ultima lite, durante la quale lei avrebbe perso sangue che sarebbe finito sul muro tipo quadro di Pollock. Però, ragazzi, Johnny racconta una versione diversa. Johnny dice che in realtà
Cioè, effettivamente era accaduto che lui avesse chiesto ad Amber di rimuovere un quadro, perché era un quadro che per l'appunto le aveva regalato la sua ex moglie e che lei ancora teneva appeso nella stanza da letto. Però Johnny dice di averglielo chiesto come cortesia e racconta che nessuno si è mai intromesso in quella lite, in quella conversazione, tantomeno Whitney, la sorellina di Amber. Inoltre, ragazzi, Johnny dice che questa scena del sangue che esce dal labbro e che finisce sul muro è esattamente, cito testualmente Johnny Depp, è esattamente il tipo di bugia pittoresca che Amber è solita raccontare. E dice, io di sicuro non le ho usato violenza e non ho mai tentato di bruciare quel dipinto. Amber quindi si sta inventando tutto. L'altro episodio di violenza per cui Amber accusa Johnny, ragazzi, si sarebbe svolto su un aereo privato, giorno 24 maggio 2014, guarda tu, 2 giorni prima del mio compleanno. Penso che sia comunque importante specificare questa cosa, visto che il mondo chiaramente ruota intorno a me. Amber racconta che Johnny quel giorno aveva bevuto molto. Racconta, io proprio di prima mattina l'ho trovato che aveva già in mano una bottiglia di champagne e addirittura sul volo, dice Amber, ha chiesto agli assistenti di volo di procurargli una bombola di ossigeno, tutto ciò continuando a tracannare come se non ci fosse un domani. Quindi Amber dice, ragazzi, che è andata a chiedere ai collaboratori di Johnny che cosa avesse, che cosa gli fosse preso, cosa gli fosse successo per essere così sbronzo già di prima mattina, e che questi assistenti le hanno risposto che Johnny era arrabbiato. E perché? A quanto pare Johnny era arrabbiato a causa di una scena romantica che Amber aveva girato il giorno prima insieme all'attore James Franco. A questo punto Amber, secondo la sua versione, invece di reagire, prende e si sposta in un altro sedile, si va a mettere in un posto lontano da Johnny, ma lui la continua a provocare. Tipo, a un certo punto Amber stava passando dal corridoio, stava passando vicino a Johnny, e lui le ha spinto una sedia contro e le ha urlato James Franco, James Franco. Dopodiché, ragazzi, dice Amber, io mi sono alzata a un certo punto e lui mi ha dato un calcio nella schiena facendomi cadere, poi mentre ero a terra mi ha tirato uno stivale e mi ha urlato delle oscenità. Dopodiché, non contento, racconta sempre Amber, Johnny si è chiuso in bagno ed è svenuto per il resto del volo. Come prova, ragazzi, cosa presenta Amber? Presenta degli screenshot di messaggi che si è scambiata con Johnny il giorno dopo questo fatto. Johnny scrive: ancora una volta mi trovo a provare vergogna e ad essere pentito. Ovviamente mi dispiace, non so davvero perché o cosa mi sia successo, non lo farò mai più, voglio stare meglio per te e per me. Devo. In qualche modo la mia malattia è tornata e mi ha acchiappato. Non posso farlo di nuovo, non posso vivere così e so che non puoi nemmeno tu. Devo guarire e lo farò per noi, a partire da oggi. Ti amo, di nuovo, mi dispiace così tanto. Ti amo e mi sento malissimo per averti deluso. Poi tipo forse lei non ha risposto perché lui scrive: vedo che la comprensione e il perdono non sono nel menù, sono deluso di vedere ciò, ma non troppo sorpreso, direi. A questo punto Amber risponde a Johnny: no, ma è tutto a posto e potrebbe funzionare con il minimo stress per la mia vita. Potrebbe. Eh sì, vedo che non capisci, ma mi servono i soldi. Solo perché non è un lavoro per guadagnare tanto non significa che non mi servano i soldi che ne ricavo. Non ti preoccupare, amore, non farò niente che ti faccia star male o che ti dia fastidio. Sono in una situazione delicata adesso e ho bisogno di lavorare, punto. So che dimentichi cosa significhi, ma per favore cerca di capire. Mi sento come se volessi umiliarmi. Ti amo, non so che altro dire, dobbiamo parlare di persona di questa storia e la risolveremo, lo so. Ciò che non voglio perdere è uno stipendio di cui ho bisogno, di cui i miei genitori hanno bisogno, tutto qui. Lavoro, questo è il mio mestiere e la maggior parte delle volte vorrei essere meglio di quello che sono, ma al momento non lo sono. Questo era il mio lavoro quando mi hai conosciuta e sfortunatamente ho bisogno di lavorare perché sono in una situazione difficile. Johnny scrive: speravi in una mia opinione sul pezzo con James Franco, avrei preferito che non ti abbassassi a un tale livello, ma mi hai già detto quanto ti piace il materiale e che non è solo per i soldi, quindi è arte. Non affronterò quel viscido porco, no signora, devi per forza fare quel film, vuoi proprio farlo ovviamente. Vado a dormire, buonanotte, speriamo che domani vada meglio. Wow, sei proprio divertente.
Quindi ragazzi, Johnny è visibilmente geloso di una scena che Amber in pratica dovrebbe girare con questo attore James Franco. Ma non è tutto. Infatti ragazzi, Amber presenta altre prove, presenta come prova anche dei messaggi che si è scambiata con l'assistente di volo il giorno dopo questo misfatto sull'aereo. Questi messaggi ragazzi dimostrano fondamentalmente che Johnny si sia ubriacato come una spugna. Leggiamo questi messaggi. Stephen, che è appunto l'assistente di volo, scrive: è su, in bagno, si muove lentamente, ti faccio sapere quando saremo in viaggio e come sta in macchina. È dolorante, come immaginerai, è stato male, lo mettiamo subito a letto. Siamo in viaggio verso l'80. Ehi, sta dormendo profondamente, siamo qui a prenderci cura di lui. A un certo punto Amber risponde: grazie, per favore fammi sapere quando ci parli o se c'è qualche cambiamento degno di nota o se qualcosa va storto. A questo punto ragazzi Stephen risponde: ehi, è sveglio, sta molto meglio, più lucido, non ricorda molto, ma gli abbiamo fatto un resoconto di tutto ciò che è successo. È dispiaciuto, molto dispiaciuto, e vuole solo stare meglio. Ciò ci permette di fargli mantenere quella promessa. È in lacrime, non vuole più essere un disastro, parole sue, ha avuto una brutta indigestione stamattina, ma per il resto tutto a posto, si è riaddormentato per un po'. Ho parlato con C, speriamo di organizzargli un incontro con il dottor Kipper per mercoledì, non lo salterà questa volta. Il dottor Kipper ragazzi è il medico che segue Johnny privatamente, è un personaggio importante in questa vicenda, quindi tenetelo a mente, dottor Kipper. È incredibilmente dispiaciuto e sa che quello che ha fatto è sbagliato, adesso vuole guarire, è stato molto esplicito a riguardo questa mattina. Amber risponde: sì, ma non so più come comportarmi quando sono con lui dopo ieri, non so se posso continuare a stare con lui, ho bisogno di tempo. Stephen risponde: vuole davvero vederti, è sconvolto. Ma ragazzi, come potete immaginare, la versione di Johnny è molto diversa, infatti lui dice che questa è proprio una bugia patologica di Amber e dice che di quel volo lui si ricorda benissimo. Johnny ragazzi ammette che aveva bevuto effettivamente prima e durante il volo, quindi in ciò fa un mea culpa, e ci mancherebbe altro perché ci sono gli strisciotti che testimoniano. Però ragazzi racconta che lui comunque, cioè, era seduto tranquillamente al proprio posto e faceva dei disegnini sul quaderno quando a un certo punto Amber comincia a dargli il tormento, cioè comincia tipo a provocarlo. Johnny dice: io non mi ricordo esattamente che cosa mi dicesse, però mi ricordo che mi insultava pesantemente. Io però, dice Johnny, non mi sono lasciato coinvolgere dai suoi insulti e ho continuato a disegnare. Infatti ragazzi, Johnny dice: Amber cercava sempre un pretesto per litigare, cercava sempre un pretesto per abusare di me verbalmente nonché fisicamente, quindi io ormai ero abituato alla cosa e avevo capito che la cosa migliore da fare in questi casi era lasciarla perdere, lasciarla sfogare. Inoltre ragazzi, Johnny Depp mostra alla corte una piantina dell'aereo privato dimostrando che lui non poteva, cioè che per lui sarebbe stato proprio impossibile a livello fisico fare quello che Amber ha descritto, cioè colpirla nel modo in cui lei ha descritto, quindi ci sarebbe questa incongruenza. E infatti dice Johnny: quello che è successo è tutt'altra cosa, cioè praticamente Amber si è alzata dal suo posto e io ho allungato il piede tipo dandole una pacca sul sedere o quantomeno tentando di toccarle il sedere con il piede in maniera scherzosa, perché cioè volevo dirle: dai, non litighiamo, basta, voleva buttarla un po' in caciara. Comunque bella la mia pantofola bucata. Però dice Johnny: io non sono riuscito a toccarla con il piede. Lei si è girata, ha visto il movimento che ho fatto e si è offesa a morte. A quel punto Johnny dice che Amber ha ripreso ad insultarlo in maniera molto feroce, tanto che per calmarla sono dovuti intervenire l'assistente di volo, quello che è, cioè Stephen, no? Quello dei messaggi che ha presentato Amber, nonché la guardia del corpo di Johnny. Dopo ragazzi racconta Johnny che ha preso un cuscino e se n'è andato a dormire in bagno sul pavimento. Ragazzi scusate, però ho dimenticato il dettaglio più importante, cioè il dettaglio più succulento. Praticamente a questo episodio viene fatto riferimento nella famosa registrazione di Johnny e Amber fatta durante la famosa sessione di terapia di coppia.
Praticamente in questa registrazione, ragazzi, emerge che Amber abbia iniziato un'aggressione fisica ai danni di Johnny Depp e che lui abbia risposto all'aggressione spingendola via. Ve la faccio sentire. I'm not gonna be in a physical altercation with you. Then don't. You hit me last night, you. What about all the other times you split? Come on, you cannot act like that. It's about that. It's well, not. Well, on a plane, I can't split. No, and you hit back, so don't act like you don't fucking participate. I pushed you. I'm not gonna get into the details of that fight. You and I both know that you split when there is no physical violence involved. And that you do it at me, like at the very beginning of fights these days. L'altro episodio di violenza denunciato da Amber, ragazzi, risale all'agosto del 2014, quando lei e Johnny si trovavano alle Bahamas. Per vacanza? No, erano alle Bahamas, ragazzi, per fare disintossicare Johnny dall'alcol. Il tutto sotto la supervisione dell'infermiera personale di Johnny Depp, che lui si è portato da presso. Allora, cosa è successo alle Bahamas? Praticamente, ragazzi, Amber racconta che l'infermiera, questa infermiera privata, che si chiama Debbie qualcosa, non mi ricordo adesso, l'infermiera ha dovuto chiamare un altro dottore privato di Johnny, ovvero per l'appunto il dottor Keeper, per farsi aiutare, perché gli episodi maniacali di Johnny erano gravi ed erano ingestibili, cioè lei da sola non ce la faceva. E proprio durante uno di questi episodi Johnny sarebbe diventato violento, secondo la versione di Amber. Infatti lei racconta: Johnny e io abbiamo litigato ferocemente, lui mi ha preso a calci, mi ha spinta a terra, mi ha schiaffeggiata con la mano aperta, mi ha presa per i capelli. Nel frattempo Johnny ha dato un calcio alla porta del nostro appartamento alle Bahamas, così forte che l'ha rotta. Come prova, ragazzi, Amber riporta questa foto della porta rotta, ma in realtà, ragazzi, proprio questa foto fa vacillare la credibilità di Amber. Perché Johnny dice: ma questa porta in realtà è la porta di uno dei miei attici di Los Angeles, non esiste questa porta alle Bahamas, potete controllare, non c'è questa porta nell'appartamento in cui abbiamo alloggiato. Inoltre, ragazzi, Johnny dice che lui voleva partire per disintossicarsi da solo con i medici ai quali aveva richiesto l'assistenza 24 ore su 24, proprio lui voleva andare da solo, cioè nel senso ad Amber non la voleva, ma lei per forza ha insistito per andare con lui e alla fine lui ha ceduto e ha accettato. Ma ragazzi, Johnny racconta che si è amaramente pentito di questa cosa, cioè di avere ceduto, perché praticamente Amber gli negava le cure mediche che l'infermiera Debbie prescriveva a Johnny per sedare i suoi spasmi e in generale per farlo stare meglio dai sintomi dell'astinenza. Questa negazione dei farmaci che gli spettavano per lui è stata proprio una tortura, è stato come se Amber lo avesse torturato, perché lo ha fatto soffrire molto più di quanto non fosse necessario, tanto che Johnny dice: nonostante tutto quello che è successo, io ricordo questa come una delle cose più crudeli che Amber mi abbia mai fatto. Come prova, ragazzi, Amber presenta, oltre alla foto della porta che abbiamo appena citato, presenta dei messaggi che lei stessa si è scambiata con il dottor Keeper e con l'infermiera di Johnny durante quei giorni in cui si trovavano tutti quanti alle Bahamas. Amber scrive: il problema, qua sta parlando con l'infermiera, con Debbie per l'appunto, Amber le scrive: il problema si è ripresentato. Ha preso le medicine circa 30 minuti fa, sembra essere una tendenza, quindi si lamenta un pochino del fatto che lui magari tenda ad abusare di queste medicine, di questi palliativi, ecco, prescritti a Johnny, e credo che non abbiano ancora fatto effetto. All'improvviso ha iniziato a scattare di nuovo, sta iniziando a urlare, era così arrabbiato che mi ha spinto e mi ha chiesto di andarmene, non so che altro fare, scusate per il disturbo, chissà se si riferisce al disturbo borderline. Al che Debbie risponde: non ti preoccupare, ti ho scritto prima che Keeper arrivasse e parlasse con te. È sveglio ora? Come vanno le cose? Amber, ragazzi, risponde: male. È sveglio, non sta bene, molto arrabbiato, pessimo umore. Debbie risponde: state parlando? Ha preso le medicine della mattina? E Amber risponde: sì, ma è difficile, si arrabbia sempre senza la minima provocazione. Non mi lascia pensare di poter conversare con lui. La pressione del sangue era buona, tipo 127 su 88.
8 o qualcosa del genere, ha appena preso le medicine del mattino. Debbie risponde: so che è dura adesso, è arrabbiato con tutti, ma soprattutto con se stesso, e non sa come gestire queste emozioni senza le sue droghe. Stai il più calma possibile, supereremo la giornata e lo riporteremo a casa. Quindi Amber, come vedete, continua a dire all'infermiera che Johnny prende le sue medicine, però lui in realtà dice che lei gliele negava, che non gliele faceva assumere. Quindi quale sarà la verità? Boh, punto interrogativo. Amber, ragazzi, denuncia poi un altro caso di violenza che sarebbe avvenuto nel dicembre del 2014, durante il quale Johnny l'avrebbe colpita violentemente e dopodiché le avrebbe inviato questo messaggio: Slim, ti amo così tanto, mi dispiace averti deluso così tanto e non potrei essere più dispiaciuto per aver rovinato la tua giornata ancora una volta. Ovviamente porto nel cuore la tua generosità, il tuo altruismo, il tuo amore e la tua dolcezza, e credo la cosa sia reciproca. L'agonia non è mai la soluzione a nessuna equazione o occasione, nemmeno la rabbia lo è. Credo che siamo d'accordo su questo. Per favore, sappi che le mie scuse sono sincere e concrete. E per quanto suoni stupido, spero che il tuo incontro con Cliff Barker sia eccellente. Ti amo così, tanto, con amore, Steve. Mi sono spinto troppo oltre. Tendo a farlo. Me ne pento sempre ogni volta che salto, o peggio, quando tu salti. Cos'è? Titanic. Salti tu, salto io, giusto? Poi Johnny scrive: mi dispiace di essere così poco, per essere una delusione per te, per il mio comportamento. Sono un selvaggio. Ecco ragazzi, su questa espressione, su queste parole, Amber si concentra particolarmente, perché dice che Johnny si riferiva al fatto che fosse stato violento, cioè si sarebbe secondo lei autodefinito selvaggio perché appunto era stato violento con lei. Poi scrive Johnny: devo smetterla, la smetterò. Il diavolo è sempre dietro l'angolo, vero? Vorrei essere capace di portare anche solo il barlume di un sorriso sul bel viso del mio sogno più meraviglioso e dei miei incubi più oscuri. Ti amo fin troppo per far sì che arriviamo ad insultarci atrocemente come abbiamo fatto e facciamo. Non è qualcosa di cui sono particolarmente fiero e non mi pento di avergli dato vita, perché come litighiamo, piccola? Come facciamo a finire proprio sulla soglia del precipizio? E perché? Vorrei saperlo, Dio mio, e so che hai ragione. Sono ben consapevole che avrei dovuto essere migliore in quel momento e che non creerò mai più esperienze negative. Posso farcela, che concetto forte da immaginare. Vorrei che tu fossi vicino a questo lunatico. Sta attenta là fuori, ti adoro. Johnny, ragazzi, a proposito di questi screenshot, dichiara che quando si definisce selvaggio in realtà non stava facendo riferimento a una violenza, perché ripete: io non le ho mai alzato un dito. Quindi secondo Johnny anche questo screenshot sarebbe attribuito da Amber a un contesto diverso rispetto a quello per cui è stato concepito. Altro giro, altra corsa. Amber, ragazzi, dichiara che il 25 gennaio del 2015 lei e Johnny si trovavano a Tokyo. In quell'occasione Johnny l'ha spinta, l'ha schiaffeggiata, l'ha afferrata per i capelli e l'ha costretta sul pavimento urlando mentre lei piangeva. Anche questa volta Johnny nega qualsiasi violenza, nega quello che lei ha raccontato e anzi dice: ma anzi, lei durante quel viaggio era di buon umore, stranamente, insolitamente, ed è stata di buon umore per tutto il tempo in cui, dice Johnny, abbiamo alloggiato a Tokyo. E Johnny racconta che in realtà durante quel viaggio i suoi figli erano insieme a loro, per cui lui è stato sempre attento a non fargli percepire violenza anche in quell'occasione, perché Johnny ribadisce: io mi sono sempre ripromesso che loro non avrebbero mai assistito a episodi di violenza, quantomeno perpetrati da parte mia. L'altra accusa di Amber, ragazzi, è datata marzo 2015, per l'esattezza 3 marzo del 2015. In pratica, ragazzi, Amber racconta che era appena giunta in Australia per vedere Johnny dopo aver finito di girare un film e lo stava rivedendo dopo un sacco di tempo, cioè non si vedevano da un mese. Nei giorni seguenti Amber si accorge che Johnny sta assumendo ecstasy, motivo per cui lei si è arrabbiata tantissimo con lui e hanno litigato, e per 3 giorni di fila lui, secondo la versione di Amber, l'ha picchiata praticamente come un sacco da box. Dopodiché Amber si è chiusa in camera per mettersi a letto e per cercare di riprendersi quantomeno dal jet lag, ma la mattina dopo
siccome ha trovato Johnny ancora sveglio dopo che aveva preso circa 8 pillole di ecstasy, si è arrabbiata di nuovo e di nuovo hanno cominciato a litigare e Johnny di nuovo l'ha aggredita, al che lei racconta di essersi barricata in una camera, ma a quel punto Johnny ha sfondato la porta, l'ha buttata per terra, l'ha strangolata e le ha sputato in faccia. Dopodiché, ragazzi, Amber racconta che Johnny le ha passato una bottiglia di liquore dopo averci bevuto, però, e le ha chiesto. E le ha chiesto cosa pensi di fare. E io, racconta Amber, ho buttato la bottiglia per terra. Al che ragazzi, Johnny le avrebbe lanciato delle lattine e delle bottiglie di vetro e l'avrebbe sbattuta sul tavolo da ping pong, il quale sarebbe collassato sotto il suo corpo. A questo episodio, ragazzi, surprise, surprise, Johnny e Amber fanno riferimento nella registrazione di cui parlavamo prima, quella della terapia di coppia, perché praticamente c'è questo momento in cui Amber si lamenta di Johnny, si lamenta con Johnny del fatto che lui continui a rinfacciarle che lei gli abbia tirato pentole, padelle, vasi, come se questo giustificasse il fatto che Johnny se ne vada quando lei si arrabbia con lui. Allora gli dice, vabbè, allora parliamo dei tuoi di errori. E Johnny le risponde, no amore, non sono io quello che fa queste cose. C'è stata una sola volta in cui sono stato io a tirarti delle cose ed è successo quando tu mi hai tirato le lattine in Australia. I'm justifying how you seem to think that there's this cowardice in me that runs away and I don't fight for you. And you're justifying that by saying I throw pots and pans? Okay, cool. Let's talk about everything you do wrong. I'm not the one who did that. I didn't. So that makes sense. That's clear. Yeah. The only time I ever threw anything at you was when you threw the cans at me in Australia. Why are you trying to justify who throws things based because on whether or not you come knocking on the door? Because don't that get is a irrational and violent maneuver. So a man would want to get out of that area so that he doesn't get so fucking angry that he actually does pop the fucking wife. How does one inform the other? Oh man. A un certo punto Johnny con una mano, racconta lei, la prendeva a pugni e con l'altra mano sbatteva un telefono contro il muro fino a quando questo telefono si è rotto e lui si è ferito ad un dito. Attenzione, in questo momento, secondo la versione di Amber, lui quindi la stava tenendo per la gola con una mano e con l'altra mano stava sbattendo questo telefono contro il muro, movimento che gli avrebbe provocato la rottura proprio di una falange. A questo punto, ragazzi, Amber sarebbe riuscita a scappare, si sarebbe barricata in una stanza provando a dormire. Nel frattempo però Johnny avrebbe scritto con il sangue e con dei pennarelli su tutte le superfici di casa e avrebbe urinato nel tentativo di scrivere altre belle parole. Di questo episodio, ragazzi, Amber riporta delle prove e porta delle foto delle cicatrici che ha su un braccio, cicatrici che le sarebbero rimaste fino a questo momento, e la foto delle scritte realizzate da Johnny, che sono queste qui. Tuttavia, ragazzi, secondo Johnny le cose sarebbero andate molto, ma molto diversamente. Infatti Johnny racconta che poco prima dell'8 marzo lui ha fatto sapere ad Amber che aveva intenzione di stipulare un accordo post-matrimoniale. Cosa sarebbe? L'accordo post-matrimoniale è una cosa molto comune in America, che si fa o prima del matrimonio, quindi è prematrimoniale, oppure si fa dopo il matrimonio. Si tratta praticamente di un contratto in cui vengono definiti termini e condizioni da applicare in caso di divorzio. Ovviamente questo accordo deve essere firmato da entrambi i coniugi. È una cosa molto utile che serve ad evitare che, appunto, in caso di divorzio il partner cerchi di divorare tutto il tuo patrimonio lasciandoti mutande, o comunque serve ad accelerare comunque il processo in caso di divorzio. Ecco, ragazzi, secondo la versione di Johnny, nel sapere di questo accordo Amber sarebbe diventata un demonio, perché non sarebbe stata inclusa in questi termini e condizioni, cioè a lei non sarebbe spettato niente sostanzialmente. Ed è successo in pratica che
quella volta lei fosse molto arrabbiata con lui e si lamentava anche di altre cose, tipo si lamentava che non avessero neanche delle carte di credito congiunte, accusava anche Johnny di non prendersi cura di lei. Lui, ragazzi, secondo la sua versione, per lo più ha cercato di evitarla per tutto il giorno. Perché? Perché quando lei era arrabbiata, lui, ormai conoscendola, sapeva che poteva soltanto peggiorare le cose cercando di calmarla, quindi ha limitato direttamente i contatti. Addirittura, ragazzi, Johnny dice che si andava nascondendo nei bagni per evitarla, perché praticamente questa casa in Australia aveva tipo 7 bagni. Perché 7 bagni? Ci sono i continenti. Johnny, ragazzi, dice che lui l'ha implorata tante volte di smetterla di litigare. Addirittura dice che una volta è rimasto seduto per terra semplicemente implorandola di lasciarlo in pace per 45 minuti minimo, ma lei, ragazzi, continuava ad insultarlo e continuava a cercare di ferirlo. Così lui cede, va al bar che si trovava al piano di sotto. Ora non so quanti piani avesse questa casa, quindi Johnny va al piano di sotto verso il bar, ma Amber lo segue e continua a provocarlo, continua ad insultarlo. Quindi Johnny racconta: io non ce l'ho fatta più, a quel punto ho preso un bicchiere e mi sono versato un bel bicchiere di vodka. Ovviamente lei ha preso la palla al balzo e lo ha accusato di aver ripreso a bere, al che, ragazzi, Johnny muove una gravissima accusa nei confronti della sua ex moglie. Dice che lei lo ha picchiato, ma in una maniera molto grave. Attenzione, perché, ragazzi, questo è proprio un episodio chiave di tutta questa vicenda. Praticamente Johnny racconta che Amber a questo punto avrebbe preso una bottiglia di vodka e gliel'avrebbe lanciata contro, mancando la sua testa per un pelo e spaccando lo specchio, nonché le altre bottiglie che c'erano dietro di lui. Lui avrebbe cercato di non reagire e avrebbe a quel punto preso una bottiglia più grande e versandosi un altro bicchiere, al che però Amber gli avrebbe strappato di mano questa bottiglia. Johnny si sarebbe allontanato da lei andando verso lo sgabello del bar e Amber gli avrebbe lanciato contro questa bottiglia che gli aveva strappato di mano con tutte le sue forze. Dove è atterrata questa bottiglia? Allora, praticamente Johnny racconta che lui aveva la mano posata sul bancone e questa bottiglia lanciata da Amber con tutte le sue forze gli avrebbe colpito la mano, frantumandogli diverse ossa e tagliandogli letteralmente una falange. Ora, ragazzi, sul web ci sono delle immagini che sono molto crude, che mostrano la ferita di Johnny, ferita che ha necessitato di chirurgia e che lo ha costretto a fare slittare le riprese di Pirati dei Caraibi di 2 settimane, causando alla Disney un danno di quasi 5 milioni di dollari. Ora, a quanto pare, ragazzi, data l'entità della ferita, la versione di Johnny risulta molto più probabile rispetto a quella di Amber in questo caso, perché è molto difficile che Johnny si potesse procurare questo tipo di taglio sbattendo un telefono contro il muro, perché non si trattava di una contusione, ma proprio di un dito tranciato, cioè. Però, siccome noi, ragazzi, non ci accontentiamo delle supposizioni, dovete sapere che è stata divulgata dal Daily Mail una registrazione molto creepy, che farebbe un po' intuire come si siano svolti i fatti, come sarebbero andate le cose quel giorno. In questa registrazione, ragazzi, si sente il medico di Johnny, il celebre dottor Kipper di cui ho parlato inizialmente e che vi ho detto di ricordare, di tenere a mente, che dice allarmato in questa registrazione: non trovo il dito, non trovo il dito. L'infermiera Debbie risponde al dottore: senti, dottor Kipper, ma quanto è grande il pezzo di pelle che stiamo cercando? Hai controllato se c'è nel cestino? E il dottor Kipper risponde all'infermiera: stiamo cercando la punta del dito medio, ho visto nel cestino ma non c'è nulla che assomigli alla carne. Io, ragazzi, non so come dirvelo, però questa registrazione sembra fatta dentro una macelleria. In tutto ciò, in sottofondo, sentiamo Amber che piange inconsolabile, disperata, che continua a dire: oh mio Dio, e soprattutto, ragazzi, si sente Johnny che le dice: spero che lunedì te ne andrai, vorrei che tu avessi capito che cosa sei e che cosa mi hai fatto.
Io, ragazzi, vi lascio il link della registrazione nell'info box, perché è una registrazione veramente troppo cruenta per YouTube, cioè anche questo proprio too much. Ma ragazzi, attenzione, attenzione, perché la versione di Johnny circa quello che sarebbe successo quella giornata non finisce qui, perché per l'appunto, secondo la versione di Johnny, ragazzi, nonostante lui fosse gravemente ferito, Amber avrebbe continuato a urlargli contro e, ciliegina sulla torta, gli avrebbe spento la sigaretta che stava fumando in faccia, e questa è la foto. Poi alla fine, ragazzi, Amber si è accorta che dal dito di Johnny praticamente fuoriusciva l'osso, e quindi ha fatto la cosa più utile che poteva fare, cioè ovviamente ha iniziato a gridare. Johnny dice: io a quel punto mi sono reso conto di quanto gravi fossero gli abusi di Amber, e racconta di avere fatto una cosa abbastanza inquietante. Cioè Johnny racconta che quella volta avrebbe scritto sui muri con il sangue che gli usciva dal dito. Johnny dice: io comunque ero sotto shock, stavo delirando per il dolore, ero fuori di me. Per fortuna però racconta di aver avuto la lucidità di chiamare la sicurezza, la sua personale sicurezza, che lo ha condotto in ospedale. Johnny dice che ha incaricato i propri dipendenti di raccontare eventualmente alla stampa che si era schiacciato un dito in una porta. Questo, ragazzi, per evitare che si venissero a creare scandali intorno alla relazione tra Johnny Depp e Amber Heard. Dopo quella volta Johnny racconta di non avere più visto Amber per un po' di tempo, perché il giorno dopo lei è tornata a Los Angeles, cosa che conferma anche la stessa Heard. L'altra accusa di Amber, ragazzi, è datata marzo 2015. Praticamente Johnny aveva ancora la mano ingessata, i due erano a Los Angeles nella loro casa, nella loro penthouse, e un giorno insieme a loro c'era pure Whitney, sempre la sorellina di Amber. Johnny era arrabbiato, questa ovviamente sarebbe la versione di Amber, e ha iniziato a distruggere cose per tutta la casa, incluse le cose di Amber. Dopodiché Johnny si è lanciato contro Amber, Whitney si è messa in mezzo, e così Johnny ha spostato l'attenzione su Whitney, la quale stava di fronte ad una rampa di scale, e Amber ha temuto che Johnny potesse spingerla giù dalle scale. Allora si è messa in mezzo e ha dato un pugno in faccia a Johnny, o meglio Amber dice: io non mi ricordo in che modo l'ho colpito, so solo che l'ho colpito, ma l'ho fatto per difendere la mia sorellina. In realtà, ragazzi, Amber racconta questa cosa perché è stata pressata dall'avvocato della difesa, perché lei dichiarava di non essere mai stata violenta nei confronti di Johnny. Quindi lei a un certo punto racconta questo aneddoto e dice che quella è stata l'unica, unicissima volta in cui avrebbe messo lei le mani addosso a Johnny, e che sarebbe avvenuta per l'appunto per difendere la sua baby sister. Come prova, ragazzi, Amber porta alla corte dei messaggi che Whitney si è scambiata con il manager della casa, un tale Kevin. Questi sono i messaggi. Whitney scrive: buongiorno signore, dunque Johnny ha distrutto l'armadio di Amber e ci sono altri danni nella penthouse 5. Lei è la persona fortunata con cui dovrei parlare, giusto? Kevin risponde: direi di sì, tocca a me. E Whitney risponde a Kevin: follia, semplicemente follia. Poi Whitney invia praticamente a Kevin una foto dell'appartamento devastato, c'è pure tipo il guardaroba di Amber che è devastato, e commenta: giusto per darle un'idea. Al che Kevin risponde: arrivo più tardi, la chiamo. Ora Amber racconta che quella è stata l'ultima volta per un bel po' di tempo in cui lei e Johnny hanno litigato violentemente, perché Johnny sembrava a quel punto essersi ripulito e avere smesso di fare uso di sostanze, di alcol e di droghe, quindi per alcuni mesi le cose sono rimaste più tranquille, sono andate più tranquillamente. Poi però nel luglio del 2015 Johnny, secondo Amber, avrebbe ripreso a bere e avrebbe ripreso a fumare marijuana, e le cose sarebbero precipitate nuovamente. Però
parliamo prima della versione di Johnny. Allora, Johnny ovviamente nega tutte queste accuse e dice che l'episodio cui fa riferimento Amber era stato scatenato da lei stessa, perché, dice Johnny, lei trovava sempre un pretesto per litigare, un pretesto per insultarmi. Dice che secondo lui se la cercava proprio con la candela, sostanzialmente, tanto che, ragazzi, Johnny dice che non ricorda i motivi delle varie discussioni come li ricorda con precisione Amber, perché, cioè, erano proprio una costata, cioè, per lui erano una specie di rumore bianco gli insulti e le provocazioni da parte di Amber. Però Johnny dice che di quella volta in particolare lui ricorda un dettaglio, cioè ricorda che quella volta lui ha lanciato, lei ha lanciato a lui prima una lattina di Red Bull e dopodiché la propria borsa, tanto che la sicurezza, la guardia del corpo di Johnny è intervenuta e si è messa in mezzo per proteggerlo da Amber. Nonostante ciò, racconta Johnny, Amber comunque è riuscita a saltarmi addosso e a darmi un pugno in faccia. L'altra accusa contro Johnny, ragazzi, è ambientata su un treno. Praticamente Amber accusa il suo ex marito di averla picchiata sul treno che era diretto nell'Asia sudorientale e racconta che lui l'ha presa per la gola, ovviamente non nel senso che ha cucinato una torta per lei, ma nel senso che l'ha strangolata e che lei ha proprio dovuto temere per la propria vita, ha temuto che lui non sapesse quando fermarsi e che la potesse uccidere. Ma anche in questo caso, ragazzi, la versione di Johnny è diversa e anche in questo caso Johnny ribalta le accuse. Infatti lui dice che questo episodio non è mai avvenuto e che al massimo è successo qualcosa verso settembre su un treno. Cosa è successo? Praticamente si trovavano sul treno di ritorno dopo essere stati al Festival del Cinema di Venezia, nonché al Festival del Cinema di Toronto, e quella volta Amber e Johnny hanno litigato. Perché? Allora, è un po' complicata la storia. Praticamente i due, mentre si trovavano al Festival del Cinema per l'appunto, avevano assistito alla prima di Black Mass, film in cui, ragazzi, Johnny Depp è il protagonista. Ora, Amber quella volta è entrata al cinema mentre lui è rimasto fuori a firmare gli autografi sul red carpet, perché praticamente la folla di fan che era lì per Johnny era tipo immensa, come potete immaginare. Ora, il giorno seguente doveva essere presentato il film Danish Girl, film in cui Amber aveva comunque un ruolo secondario, cioè un ruolo minore, non era la protagonista, ed è successo che un agente del film Danish Girl abbia chiesto a Johnny la grandissima cortesia di non accompagnare Amber sul red carpet, perché visto che attirava tutti questi fan, Johnny magari avrebbe potuto rubare la scena all'attore principale di The Danish Girl, ovvero Eddie Redmayne, cosa che sicuramente non sarebbe stata molto carina. E allora Johnny dice: vabbè, ma certo, cioè, ci mancherebbe altro, non c'è problema. Ma ragazzi, quando comunica questa cosa ad Amber Heard, lei la prende malissimo, cioè gli dice che è una persona orribile, che Johnny non supporta la sua arte e, insomma, si arrabbia tanto che alla fine Johnny Depp si fa convincere e va con lei, cioè alla fine la accompagna, la scorta. Johnny, ragazzi, racconta che quel giorno Amber era affascinante come non mai, ma che allo stesso tempo trasudava rancore proprio da tutti i pori. E infatti, come voleva si dimostrare, al ritorno in hotel, racconta Johnny, cominciò ad insultarmi e, tra le altre cose, mi chiamò, dice Johnny, vecchio grasso. Dopodiché, ragazzi, Johnny fa una dichiarazione e dice che comunque per il resto dell'anno Amber ha continuato ad essere violenta con lui, sia verbalmente sia fisicamente. Per esempio, una volta lui si è chiuso in bagno, lei ha cercato di forzare la porta, lui cercava di tenerla chiusa e involontariamente, nel tentare tipo di non farla entrare, le ha graffiato un piede. Così Johnny ha leggermente aperto, si è abbassato per vedere che cosa le avesse fatto, per controllare cosa le avesse fatto, e lei ne ha approfittato, ha dato un calcio alla porta, la quale praticamente ha sbattuto contro la testa di Johnny. Dopodiché Amber gli ha dato un pugno in faccia. A questo episodio, ragazzi, fanno riferimento nella registrazione. Qui. How are your toes? How are your toes? I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. Oh, that's the difference between me and you. You're a fucking baby.
A questo episodio, ragazzi, viene fatto riferimento anche in un'altra registrazione divulgata, indovinate, sempre dal Daily Mail, ormai diventata la gazzetta ufficiale del fan club di Johnny Depp e del fanculo ad Amber Heard. Try to close the door three times and then I accidentally, I swear, when I was trying to close the door, I guess it scraped your toes. And I didn't mean to do that. And you either pushed or you kicked. I think you kicked the door open so that it would hit me. And it hit me. No, I didn't mean to. It was not my intention, but... So let's say that was an accident. I then stood up, and then you blocked me. I remember hitting you as a response to the door thing. You didn't mean to hit me in the head with the door, but you meant to punch me in the jaw. I meant to hit you. And I did not do this thing with the door. I do remember, I did mean to hit you. I'm sorry I hit you, I did mean to hit you, but it was in response. I just reacted in response to my foot. I just reacted, and I'm sorry. Your foot? That was why you punched me? Yeah. Inoltre, ragazzi, Johnny porta alla corte un messaggio che ha inviato giorno 22 ottobre 2015 alla mamma di Amber, che dice ciò. Le mie più sincere scuse, cara Paige, ma stasera ha avuto uno dei suoi attacchi di rabbia che sentivo già nell'aria. Le ho chiesto scusa mille volte perché le ho rovinato la serata nascondendomi nell'unico posto in cui non può raggiungermi, il mio bagno, e ho messaggiato un po' con mio figlio Jack. Poi ho fatto una doccia perché lei era piena d'odio, ferita e mi ha trattato come la feccia della terra. Mentre me ne stava andando è esplosa e ha iniziato con la sua solita serie di insulti, lanciandomi una bottiglia piena di tè freddo alla testa. Ora me ne sto andando, in realtà ho dovuto chiedere alla sicurezza di raggiungerci per intervenire, proprio come ho fatto l'ultima volta che mi ha tirato un paio di pugni alla mascella. Tra l'altro, nella registrazione sentiamo che Amber scimmiotta Johnny per il fatto che lui chiami la sicurezza quando si sente in pericolo perché lei diventa violenta con lui. After you fucking got physically violent with me, I texted Travis, I said come up here because I didn't want anything to happen. He's coming to what, save me? No, go ahead, continue. You Travis to the rescue. No, that was the last one. You can go, You can go, Amber. You can go a fanculo. Un'accusa che ha fatto particolarmente discutere, ragazzi, è quella del 15 dicembre 2015. In pratica, quel giorno, secondo la versione di Amber, lei si doveva incontrare le sue amiche Melanie e Raquel Pennington. Amber racconta che mentre aspettava che le sue amiche arrivassero, Johnny ha cominciato a litigare con lei, ha cominciato ad istigarla e a un certo punto le ha lanciato una carafa contro, ha buttato per terra vari oggetti, ha preso a pugni il muro, l'ha schiaffeggiata, l'ha presa per i capelli e l'ha trascinata in giro per la casa tenendola per i capelli. E nel fare ciò, Johnny le ha strappato una grossa ciocca di capelli dalla testa, ciocca che lei ha diligentemente fotografato in maniera tale da poterla portare alla corte come prova. Dopo di ciò, ragazzi, Amber racconta di avere provato a scappare al piano di sopra, ma che Johnny l'ha seguita, l'ha colpita dietro la testa e l'ha afferrata nuovamente per i capelli, al che lei dice a Johnny che basta, che lo avrebbe lasciato perché non ne può più del suo comportamento violento, e lui racconta a Amber per tutta risposta la piglia per la gola, cioè la afferra per la gola, la butta per terra, le dà un pugno dietro la testa, comincia a prenderla a schiaffi, che non so bene la dinamica perché se le dava un pugno in testa come vabbè. Amber dice che a quel punto c'erano ciocche dei suoi capelli ovunque e inoltre, cito testualmente, c'erano ciocche dei miei capelli ovunque e solchi sul tappeto dove lui mi aveva trascinata addirittura. Ma Johnny, ragazzi, non è ancora sazio nella versione di Amber. E allora che cosa succede a questo punto? Succede che la lite prosegue su un letto. Come prova, ragazzi, Amber presenta la foto della testata del letto che, secondo la sua versione, si sarebbe rotta proprio durante quell'episodio. Quindi cosa succede dopo? Succede che entra Raquel, per l'appunto, la trova in questo stato pietoso e poco dopo arriva Melanie. Ma... non contento, Johnny avrebbe lasciato quella volta ad Amber una dedica sul ripiano della cucina nel quale avrebbe scritto con un pennarello dorato: perché devi essere una falsa? Sono tutte cattive.
A quanto pare, ragazzi, Johnny Depp ama così tanto firmare autografi che continua a firmarli pure nei muri, nei ripiani di casa sua, sugli specchi. Ora, ragazzi, abbiamo detto che questo episodio è stato particolarmente discusso. Ma perché è stato particolarmente discusso? Perché il giorno dopo Amber avrebbe dovuto essere intervistata al Late Late Show e quindi ha mandato dei messaggi alla sua agente, cioè non è un'imperatrice, in cui ha scritto la seguente cosa: fermi tutti, c'è una novità. Praticamente Johnny Depp ha accusato Amber Heard perché dopo mesi e mesi di indagini l'avvocato di Johnny Depp ha scoperto che Amber ancora non ha devoluto in beneficenza i soldi che Johnny le ha dato, i 7 milioni che Johnny le aveva dato e che lei aveva promesso di donare a degli enti di beneficenza. Questi soldi gli enti non li hanno ancora ricevuti. L'avvocato di Amber Heard ha replicato che il motivo è che Amber ha dovuto posticipare le donazioni, la beneficenza, perché siccome Johnny le ha fatto causa, allora Johnny l'ha costretta a spendere milioni di dollari per preparare la sua difesa. Girala come vuoi, la colpa è di Johnny, cioè Johnny is the new Alfredo, è colpa sua. Ho avuto un incidente stasera, Jody, sono ferita e domani potrei avere un occhio nero o entrambi, idem il mio naso. L'infermiera sta arrivando per assicurarsi che non abbia una commozione cerebrale. C'è una possibilità che non riesca a rimettermi per domani, ma non so quanto saranno visibili le ferite fino al mattino. Volevo solo avvisarti, ti chiamo domani per farti sapere, ok? Oltre a questo, ragazzi, Amber come prova presenta anche degli screenshot dei messaggi che in seguito si è scambiata con la sua amica Raquel Penning, in cui Amber scrive: gli ho detto, mi hai dato una testata, si riferisce ovviamente a Johnny Depp, e la sua risposta: ti ho dato solo una piccola botta con la testa. E poi ha lasciato la stanza dicendo quanto fosse un disastro e cose del genere. Si autocommisera, poverino. Raquel risponde: oh mio Dio. Naturalmente, ragazzi, neanche a dirlo, la versione di Johnny è totalmente opposta a quella di Amber. Infatti Johnny dice che al contrario è stata Amber ad attaccare lui, è stata lei a lasciare a lui dei graffi e dei segni sul viso molto visibili. E Johnny inoltre fa notare che il giorno successivo Amber ha effettivamente partecipato al Late Late Show e quantomeno visibilmente non riportava alcun segno sul viso. Siccome ovviamente potrebbero essere stati coperti con del trucco questi segni, allora Johnny chiama a testimoniare la stilista che ha lavorato con Amber tutto il pomeriggio prima dell'intervista al Late Late Show. E la stilista, ragazzi, ha testimoniato che Amber era senza trucco, ha passato tutto il pomeriggio senza trucco insieme a lei e lei non ha visto alcun segno sul suo viso. L'altro episodio, ragazzi, è ambientato nuovamente a Los Angeles, a casa di Johnny e Amber, quindi siamo di nuovo nella penthouse. Era il 21 aprile del 2016 e Amber festeggiava il suo 30° compleanno. Ora, ovviamente vi racconto prima la versione di Amber. Amber, ragazzi, racconta che Johnny quella sera è arrivato ubriaco fradicio alla festa e che nel momento in cui se ne sono andati tutti gli ospiti, quando non c'era più nessuno, i due hanno litigato perché, cioè, lei era arrabbiata, perché giustamente lui era arrivato tardi, era arrivato ubriaco, non era stata una cosa carina. Peraltro Amber dice: lui già da tipo un mese veniva a casa soltanto 2 notti su 7, oppure certe volte arrivava alle 2 del mattino, alle 3, alle 4, alle 5. Diciamo che Amber lo ha scannato per molto meno. Ora, Amber racconta, ragazzi, che quella sera Johnny ha lanciato una bottiglia di champagne contro il muro, ha distrutto un bicchiere sul pavimento, poi l'ha presa per i capelli e l'ha sbattuta per terra. Lei però ha cercato di mitigare la situazione dicendogli: dai, non litighiamo. Johnny Depp, ragazzi, per tutta risposta le lascia un messaggio sul pavimento della cucina che lei troverà però soltanto la mattina dopo, perché poi se n'era andata a dormire. Questo messaggio lasciatole sul pavimento dice: buon
suo compleanno. Johnny Depp passione, dediche, autografi. Dopo di ciò, ragazzi, secondo Amber, i due non hanno parlato per un mese, e Amber ha pensato anche di cambiare la serratura perché aveva paura che Johnny potesse tornare a casa e picchiarla di nuovo. Infatti, ragazzi, proprio dopo questo episodio Amber Heard ha richiesto l'ordine restrittivo, quindi ci ricolleghiamo al momento del divorzio. Cosa ci racconta invece Johnny Depp di quella sera? Allora, secondo la sua versione, ragazzi, ad essere ubriaca quella sera era Amber, cioè lui l'ha trovata ubriaca, perché effettivamente lui ammette di essere arrivato tardi, dice: io veramente sono arrivato tardi alla festa, ma perché? Perché ho avuto un'urgente riunione di lavoro, perché ho avuto dei problemi con tipo con un manager che gli ha rubato dei soldi, gli ha fregato dei soldi, insomma un problema abbastanza grave, e l'aveva avvisata che avrebbe fatto tardi per questo motivo. Quindi, ragazzi, Johnny Depp dice: io sono arrivato effettivamente tardi alla festa e l'ho trovata ubriaca. Ora, dopo la festa, quando tutti gli ospiti sono andati via, lei lo ha raggiunto a letto, perché lui si è andato a mettere presto a letto e si è messo a leggere perché era stanco. Effettivamente non è proprio un comportamento molto romantico, me ne rendo conto, cioè è il mio compleanno, faccio 30 anni, tu arrivi tardi, poi mi posteggi e te ne vai a letto, non è molto carino. Ma ragazzi, a quanto pare la reazione di lei è stata abbastanza sproporzionata rispetto alla colpa di Johnny, perché lei lo ha raggiunto a letto e mentre lui stava leggendo, niente, gli ha dato un pugno al quale lui non ha reagito, al che lei gli ne ha dato un altro, e lui le ha afferrato le braccia per impedirle di dargli altri pugni, ovviamente. Dopodiché, ragazzi, Johnny le ha detto che se ne stava andando e che lei, per grandissima cortesia, non lo doveva seguire. Johnny allora chiama la sicurezza, la sua sicurezza, e si fa accompagnare a casa propria. Nonostante lui non volesse, lui si rifiutasse, la guardia del corpo di Johnny lo ha costretto, diciamo che ha insistito, ecco, per fotografargli le ferite che aveva in faccia, quindi i segni dei pugni che Amber gli aveva dato. Questa è la foto che Johnny quindi mostra in tribunale come prova. E per l'appunto, ragazzi, proprio la guardia del corpo della coppia ha testimoniato contro Amber. Questa guardia del corpo in tribunale ha detto: allora, io non ho mai visto tagli lividi o altre ferite su Amber, sulla signora Heard. Al contrario, devo dire che nel corso della relazione tra il signor Depp e la signora Heard ha più volte assalito verbalmente, aspetta, non me lo ricordo. Io non ho mai visto tagli lividi o altre ferite sulla signora Heard. Al contrario, nel corso della relazione tra il signor Depp e la signora Heard ha più volte assalito sia verbalmente che fisicamente il signor Depp. In molte occasioni ho assistito alle sue sfuriate contro il signor Depp, e lo stesso signor Depp mi ha anche detto in diverse occasioni che la signora Heard lo aveva maltrattato fisicamente. Era molto comune nell'arco di tutta la relazione che il signor Depp chiedesse a me o ad altri membri del suo team di sicurezza di portarlo via dalla signora Heard a causa del suo comportamento, e ci chiedeva di accompagnarlo in un'altra dimora. Questa cosa, tra l'altro, ragazzi, è perfettamente coerente con quello che viene detto nella registrazione, la registrazione divulgata dal Daily Mail, della terapia di coppia tra i due, no? Perché Amber lo accusa di andarsene ogni volta in un'altra stanza o in hotel o comunque in un'altra casa, quindi ci chiedeva di accompagnarlo in un'altra dimora. Questo è successo in così tante occasioni che non è possibile per me ricordarle tutte in dettaglio. Tuttavia, lo descriverei come un ciclo ricorrente di abusi, ma da parte della signora Heard nei confronti del signor Depp. A questo punto, ragazzi, le cose per Amber si mettono sempre peggio. Mi dispiace, da prender cuore. Ma ragazzi, le accuse di Johnny Depp riguardo l'episodio del 21 aprile non sono ancora finite, perché la mattina seguente, la mattina dopo la famosa festa di compleanno e la lite nel letto, Johnny ha saputo, se non sbaglio dal manager della penthouse, che Amber o qualcuno degli amici di Amber aveva
addirittura defecato nel loro letto, precisamente nel lato del letto di Johnny. Amber, ragazzi, si difende dicendo che era stato soltanto uno scherzo e che le feci in realtà erano del suo cane, ma sia il manager della penthouse sia l'addetta alle pulizie hanno confermato che quelle non erano feci di cane ma feci umane. Soprattutto, ragazzi, viste le dimensioni, non erano e non potevano essere feci di questo cane. Questo, ragazzi, è un giorno chiave per Johnny Depp, perché è il giorno in cui decide definitivamente che forse è arrivato il momento di divorziare da Amber Heard. L'11 maggio del 2016 Johnny infatti invia questo messaggio al padre di Amber per spiegargli la situazione. Non ci parliamo da quando me ne sono andato alle 4:30 del mattino del 22, il suo compleanno. La discussione, ancora una volta, le hanno scatenato quella rabbia incontrollabile e ha iniziato a lanciare insulti pesanti di nuovo. Non posso permettere a nessuno di credere che vada bene insultarmi, mancarmi di rispetto e sentirsi in diritto di essere violento nei miei confronti, in una situazione che sta già sfuggendo di mano e andando fuori controllo. In tutto ciò però, ragazzi, c'è ancora un altro episodio di violenza raccontato da Amber e si tratta di un caso molto ma molto ambiguo. Quindi Johnny a questo punto ha già deciso di lasciare Amber, per quello che se ne è capito, infatti per un mese non si sono più visti. Il successivo episodio di violenza raccontato da Amber infatti risale al mese successivo, quando Johnny Depp è andato alla penthouse dove Amber stava alloggiando per andare a prendere le proprie cose sostanzialmente. Durante questo mese, mi sembra che ve l'ho già detto, sto cominciando a dare i numeri, non si sono visti perché fondamentalmente, ragazzi, Johnny l'ha mandata a fare qualcosa che lei aveva dimostrato di sapere fare con grande classe, ovvero la cacca. Amber, ragazzi, racconta che un mese dopo lei e Johnny si sono incontrati per l'appunto nella penthouse, nell'appartamento numero 3, per parlare della relazione, e dice che Johnny le sembrava un po' irrequieto e imprevedibile, quindi temeva che potesse usarle violenza da un momento all'altro, e man mano che il tempo passava lei si sentiva sempre più a disagio, sempre più in pericolo, tanto che a un certo punto ha mandato un messaggio ai suoi amici Raquel e Josh, che praticamente abitavano proprio lì in uno di questi appartamenti della penthouse, tra l'altro gratis, tipo, e a quanto ho capito Johnny neanche lo sapeva, quindi chiedendo loro di raggiungerla. Ora, cosa racconta Amber Heard? Racconta che oltre ad avere mandato questo messaggio a Raquel e Josh, a questi suoi amici, ha pure telefonato ad un amico in comune che avevano Johnny Depp e Amber Heard, ovvero Elliot Islet Wright. Non ho capito perché c'ha la O maiuscola nel nome, per cortesia qualcuno potrebbe risolvermi questo enigma, il dubbio mi sta proprio attanagliando. Comunque, il motivo per cui Amber ha chiamato Ayo è stato che praticamente voleva che parlasse con Johnny, ha voluto passarlo a Johnny sperando che lo calmasse, ma Johnny non l'ha presa bene, cioè Johnny gli ha urlato contro al telefono e poi ha afferrato il telefono e ha minacciato e insultato Ayo Tylett Wright. A quel punto, ragazzi, Amber racconta che Ayo le ha urlato di lasciare l'appartamento. Quando Johnny ha sentito che Ayo le diceva questa cosa, vi cito anzi testualmente le parole di Amber: Johnny ha caricato il braccio come un lanciatore di baseball e mi ha tirato il telefono in faccia più forte che poteva. Ho urlato: mi hai colpito la faccia, e ho iniziato a piangere. A questo punto Johnny ha cominciato pure a rompere gli oggetti, tutti quelli che gli capitavano a tiro, mentre lei piangeva, e mentre piangeva lei diceva: mi hai colpita Johnny, mi hai colpita nell'occhio. Dopodiché, ragazzi, racconta che Johnny si è avvicinato a lei, l'ha presa per i capelli e le ha detto: ti ho colpito nell'occhio, fammi vedere il tuo occhio, fammelo vedere, e se ti tiro i capelli indietro. E ha iniziato a questo punto a tirarle i capelli, a strattonarla. Amber, ragazzi, racconta che lei urlava a squarciagola e che nel frattempo Raquel ha sentito le sue urla e, siccome aveva una copia della chiave di casa loro, è entrata, si è frapposta fra lei e Johnny tenendo le braccia tipo così, e gli ha detto: Johnny, smettila. Al che Johnny ha urlato ad Amber: alzati Amber,
forza di Amber. Il tutto l'ha ripetuto per circa 10 volte. Dopodiché, ragazzi, la porta si è aperta e sono entrate le guardie del corpo di Johnny dicendo capo capo. Così racconta Amber. Non lo so, Rick, mi sembra falso. Allora Amber ha detto alle guardie del corpo di Johnny che Johnny l'aveva picchiata e che se l'avesse fatto di nuovo avrebbe chiamato la polizia. Johnny, ragazzi, secondo la versione di Amber, mentre se ne andava ha distrutto vari oggetti in giro per la casa usando una bottiglia di vino come mazza da baseball, così colpendo oggetti a caso, ha rovesciato il vino nel corridoio, ha dato un calcio alla porta facendo un buco e inoltre, ragazzi, ha distrutto tipo delle collane di Raquel all'interno dell'appartamento in cui Raquel soggiornava. In tutto questo Ayo è rimasto al telefono e siccome ha sentito la sua amica che urlava che Johnny l'aveva picchiata, ha pensato bene di chiamare la polizia, per l'appunto. Tuttavia, ragazzi, a un certo punto la polizia è arrivata, ma non ha trovato nessun segno di colluttazione, non ha trovato bottiglie rotte, non ha trovato oggetti distrutti, nonostante, ragazzi, Amber come prova alla corte abbia presentato questa foto. Vediamo un grande disordine, c'è una bottiglia di vino per terra, eppure la polizia non ha trovato nulla di tutto ciò quando è andata a controllare la situazione. Inoltre, ragazzi, Amber ha presentato pure queste foto dei suoi lividi come altra prova, nonché una chat con Melanie in cui Melanie le scrive: stai bene tesoro? E Amber risponde: no, Johnny è venuto per parlare, sua madre è appena morta, perché in tutto ciò, ragazzi, è morta la mamma di Johnny Depp, a cui lui era particolarmente legato. Poi è andato fuori di testa, è convinto di un'enorme cazzata, mi ha picchiata, hanno chiamato la polizia, sono appena andati via, sto facendo richiesta per un ordine restrittivo, il divorzio sarà inoltrato lunedì, la mia faccia è orribile e gonfia, serata terribile. Melanie risponde: hai bisogno che veniamo da te adesso? E Amber scrive: i poliziotti sono tornati, è tutto ok, Rock e Josh mi stanno aiutando, tutto a posto, scusa non potevo parlare prima, se per te va bene ti mando un messaggio domani, ti voglio bene, ti sto pensando, va bene, è con bene Bolivari. Quindi, ragazzi, i poliziotti sono tornati nuovamente, non sono andati a casa di Amber soltanto una volta, sono poi tornati in un secondo momento e anche quelli che sono tornati dopo testimoniano che non ci fosse alcun segno di colluttazione all'interno dell'appartamento numero 3 e nemmeno all'esterno. A questo punto, ragazzi, andiamo alla versione di Johnny, il quale ci racconta che la sorella di Amber, Whitney, lo abbia più volte telefonato nel corso del mese per spronarlo a richiamare Amber, facendo quindi un po' da mediatrice. Comportamento, secondo me, ragazzi, alquanto singolare da parte di una sorella, cioè strano che una sorella si comporti come Maria De Filippi con l'uomo che ha picchiato appunto sua sorella pure davanti ai suoi occhi, ma noi comunque non siamo qui per fare congetture ancora. Ma in ogni caso, ragazzi, a Johnny frega un cazzo dei piagnistei delle sorelle Heard e si fa risentire soltanto quando deve andare a prendere le proprie cose alla penthouse. Il 21 maggio 2016, racconta Johnny, chiama Amber e le dice al telefono che avrebbe chiesto il divorzio, che ormai ha deciso. Dopo qualche ora, ragazzi, Johnny si reca insieme alle sue guardie del corpo alla penthouse per andare a prendere la propria roba e trova Amber in uno degli appartamenti, per l'appunto il numero 3, quindi non era previsto che si vedessero per parlare, lui era soltanto andato a prendere le proprie cose. Quindi lui entra mentre le guardie del corpo si fermano proprio davanti l'entrata, cioè l'aspettano davanti la porta dell'appartamento numero 3, davanti l'unico ingresso dell'appartamento numero 3, cosa che sottolineo per una ragione specifica che adesso scoprirete. Johnny, ragazzi, dichiara di essere stato dentro l'appartamento per un totale di circa 10 minuti. Come prima cosa Johnny racconta che una volta entrato ha subito immediatamente telefonato ad un tale signor Murphy, che, se ho ben capito, questo signor Murphy praticamente è il manager di questa penthouse, e gli ha chiesto: senti signor Murphy, mi devi confermare una cosa, è vero che Amber ha ammesso davanti a te che è stata lei a defecare sul nostro letto? E Murphy, ragazzi, risponde: sì, effettivamente Amber ha ammesso questa cosa. E niente, Amber la prende malissimo, infatti comincia a urlare contro Murphy e lo chiama
bugiardo, lo insulta tanto che Murphy, ragazzi, riattacca, al che Johnny va al piano di sopra e capisce che Amber ha chiamato Io Tylett Wright. Da cosa lo intuisce? Dal fatto che Amber parlasse volutamente ad alta voce di Johnny in maniera molto beffarda e provocatoria, facendo soprattutto riferimento all'episodio della defecazione. Quindi Johnny si innervosisce, scende giù, prende il telefono e dice ad Io: hai avuto quello che volevi, adesso te la puoi tenere, non mi interessa, riferendosi suppongo ad Amber. Dopodiché, ragazzi, dice Johnny, io ho lanciato il telefono vicino ad Amber sul divano in cui era seduta, quindi tipo lei era qua. Io l'ho lanciato accanto a lei sul divano in cui era seduta. Dopodiché, ragazzi, Johnny racconta di essersene andato in cucina. Nel frattempo, ragazzi, sempre secondo la versione di Johnny, all'improvviso Raquel Pennington è sbucata fuori dal nulla. In che senso dal nulla? Allora Johnny dice: è impossibile che Raquel sia entrata dalla porta, perché davanti alla porta c'erano le guardie, c'era la mia sicurezza che, tanto per cominciare, l'avrebbe proprio fermata, ma quantomeno l'avrebbe vista, cosa che non è successa, perché mi hanno detto che non è passato nessuno. E siccome, ragazzi, a quanto pare quella è l'unica entrata per accedere all'appartamento numero 3 della penthouse, la spiegazione più plausibile secondo Johnny Depp è che Raquel in realtà fosse nascosta per qualche motivo dentro l'armadio che si trova davanti la porta. È molto strana questa cosa, però dico, noi non siamo qui per giudicare la gente che vive negli armadi. Sta di fatto, ragazzi, che senza che lui avesse sfiorato nessuno, mentre Johnny stava camminando verso la cucina e quindi era già distante da Amber, quest'ultima ha iniziato a urlare: smettila di picchiarmi, Johnny, smettila di picchiarmi. Ovviamente, ragazzi, sentendo queste parole di Amber, le guardie del corpo di Johnny spalancano la porta ed entrano immediatamente, però rimangono interdetti perché si accorgono che qualcosa non va, perché Johnny era in cucina, quindi lontano da Amber, la quale nel frattempo, non essendosi accorta che erano entrati, continuava ad urlare al telefono: Johnny, smettila di picchiarmi! E a un certo punto, dice Johnny, Amber si è accorta che le guardie erano entrate ed è rimasta inizialmente scioccata da questa cosa. E a quel punto sia lei che Raquel, dice Johnny, hanno iniziato a fingere di piangere. A quel punto, ragazzi, sempre secondo le parole di Johnny, Amber è passata dal parlare al passato, scusate, ha cambiato tempo verbale, cioè da che parlava al presente dicendo Johnny smettila di picchiarmi, è passata a parlare al passato dicendo mi hai colpita con un telefono, è l'ultima volta che mi picchi, è meglio che non mi picchi di nuovo se non chiamo la polizia. In tutto ciò, ragazzi, Johnny era immobile, era assai perplesso dallo spettacolo nonsense cui stava assistendo e ha detto ad Amber: ma di che stai parlando? Io non ti ho mai picchiata. Al che Amber si mette a urlare: chiama la polizia! A quel punto, ragazzi, la guardia del corpo di Johnny gli ha detto di andarsene immediatamente da quell'appartamento e nel giro di un minuto, dice Johnny, eravamo tutti quanti fuori dall'appartamento. Johnny, ragazzi, sottolinea che Amber e Raquel hanno testimoniato sotto giuramento di non aver ripulito il disordine causato da Johnny prima dell'arrivo della polizia, eppure sta di fatto che una coppia di agenti non abbia trovato nulla di ciò che dicono loro, ovvero vetri rotti, bottiglie, alcol per terra, niente. E in seguito, ragazzi, si è recata sul posto pure un'altra coppia di agenti, come la stessa Amber dice per l'appunto nei messaggi a Melanie che abbiamo letto poco fa. I poliziotti sono tornati e nemmeno loro hanno trovato niente. Tutto ciò, ragazzi, vuol dire purtroppo soltanto una cosa, ovvero che le foto presentate come prove scattate da lei e Raquel siano in realtà più false di una banconota da 30 euro. A questo punto, ragazzi, Johnny riceve una bella lettera da parte dell'avvocato di Amber, la lettera di cui parlavamo inizialmente, e scopre che Amber per l'appunto sta richiedendo l'ordine restrittivo accusandolo di violenza domestica e Johnny, ragazzi, a detta sua praticamente cade dalle nuvole, cioè scioccato, tanto che ha inviato un messaggio ai genitori di Amber. Questo, ragazzi, è il messaggio che Johnny invia alla mamma di Amber il 27 maggio. Non capirò mai come si
siamo arrivati a questo punto. Il mio amore per tua figlia è stato costante e impenetrabile, ma stiamo divorziando ora perché ero in ritardo di 2 ore alla cena del suo compleanno, perché ero in riunione con il nuovo business manager e i membri della banca, dato che il mio ex business manager mi ha per bene. Inoltre sapeva che avrei fatto tardi, le ho mandato un messaggio dalla riunione. Mi ha trattato come un cretino davanti a tutti i suoi amici e la situazione è solo peggiorata quando tutti sono tornati a casa. Lei è diventata violenta e me ne sono andato, come faccio sempre quando decide di diventare violenta con me. Quindi persino la mamma di Amber sapeva che Amber fosse violenta con Johnny. Stando a questi messaggi, lei è diventata violenta e me ne sono andato, come faccio sempre quando decide di diventare violenta con me. Le sue accuse nei miei confronti non sono assolutamente vere. Non le ho lanciato il telefono addosso, le ho voltato le spalle per allontanarmi e ho lanciato il telefono dietro le spalle sapendo che non l'avrei colpita e che sarebbe atterrato sul divano. E poi naturalmente è arrivata Rocky in soccorso, come se fossi una schifosa bestia psicopatica, nel momento più brutto per me. Mia madre è appena venuta a mancare. Amber, l'amore della mia vita, non può più esistere per me. Giurare e spergiurare il falso contro di me è troppo. Non mi merito questo, Paige. Ma è questo che sta succedendo, giusto? Questo è quello che devo affrontare. Eccetera eccetera, non so cosa sia stato vero o cosa sia stata una bugia, però mi manca e naturalmente, stupidamente, la amo ancora con tutto me stesso. Immagino che non ero più in grado di farla sorridere ed è tutto ciò che ho sempre voluto. Ti chiamo fra un po' se ti va, ti voglio bene mia cara Paige, mi manchi molto. Questo invece ragazzi è il messaggio che Johnny ha inviato al papà di Amber sempre lo stesso giorno. Come stai? Che medicine ti stanno dando? Non riesco a credere che cosa stia succedendo. Amber la chiama violenza domestica. Ha messo in giro una foto che dice che le ho lanciato addosso il telefono. Si mette nei guai seriamente se continua a spergiurare il falso in questo modo. Non ho fatto nulla per meritarmi questo. È una cosa così malata. Non sono mai stato accusato né arrestato per violenza domestica. Lei sì, per 2 volte, e tutto questo mi fa vomitare. Ah, perché ragazzi, in tutto ciò Amber Heard nel 2009 fu addirittura arrestata per violenza domestica perché l'aveva denunciata la sua ex moglie Tasia Van Rie. C'è da dire che Johnny è stato anche lui arrestato due volte per episodi di violenza, ma non per violenza domestica. Cioè, una volta è stato arrestato per avere aggredito una guardia di sicurezza e un'altra volta è stato arrestato per una rissa scoppiata con un paparazzo, ma mai per l'appunto per violenza domestica. Anzi ragazzi, le sue ex, come ad esempio la storica ex di Johnny Depp, Winona Ryder, hanno parlato benissimo di lui. Winona ha dichiarato che Johnny è buono, è affettuoso, che non potrebbe mai, secondo la sua esperienza, fare quello per cui è accusato. Cioè, a lei sembra proprio che Amber stia parlando completamente di un'altra persona, e non è stata l'unica ex a dire questo di lui. Comunque, andiamo avanti. Lo adorate e sono stato tradito dall'amore della mia vita. Lei ha rovinato tutto. Devo essere stato così terribile che andava bene per lei lasciarmi e andare al Coachella per 4 giorni con tutte le sue amiche e non festeggiare il compleanno io e lei. Perché ragazzi, in tutto ciò Amber Heard, dopo aver cagato sul letto, è andata al Coachella con le sue amiche. Dettaglio che mi stava sfuggendo. Il festival e le sue amiche erano chiaramente più importanti che sistemare le cose con me. Queste bugie che sta vomitando per salvarsi il culo con la stampa. La verità verrà fuori sempre e la verità sarà una stronza. E non ho detto una sola parola finora. Ho 2 testimoni che erano nella stanza quando ha detto che ho lanciato il telefono. Bugia del cazzo in assoluto. Vuole il divorzio, lo avrà. Ma il mondo saprà la verità prima o poi. E se continuerà a spergiurare il falso, cosa che farà, l'Australia potrebbe riaprire il caso contro di lei per indagare se o meno ha presentato un ordine restrittivo contro di me. Crudele e imperdonabile. Non ho fatto altro che amarla. Comunque questo era quanto, fratello. Spero che lei sia felice ora. Il padre di Amber, ragazzi, risponde a Johnny e risponde così. L'avvocato le ha detto che doveva fare così o non avrebbe avuto un posto dove vivere nel giro di 30 giorni. E Johnny risponde al padre. Questa è una enorme. Il suo avvocato ha chiesto 2 settimane per poter stare nell'appartamento a downtown. Io ho detto no, lei può stare quanto vuole. Per quale motivo dovrei forzarla ad andarsene tra 2 settimane? Non sono così una merda. A
amico, indosso ancora la mia fede nuziale. Non me la sono tolta perché la amo, me la sto togliendo proprio ora, che forse coltellata alla schiena. Sono così deluso e così ferito, è semplicemente troppo. A dopo, fratello, riprenditi. Intanto, ragazzi, arriva la risposta della mamma di Amber, che viene presentata come prova. Ora, ragazzi, ditemi voi, perché me lo dovete dire voi, se questo vi sembra un messaggio che scriverebbe una madre all'uomo che le trattava la figlia con la delicatezza di John Cena. Ditemelo voi. Sono gli avvocati di entrambe le parti ad aver fatto questo, non Amber. Ho sentito tutta la storia in lacrime. Se solo potessi parlare con te, Johnny. Lei non voleva questo. Questi maledetti avvocati di entrambe le parti. Questa non era una sua idea, né il suo volere. Le è stato detto che sarebbe stata sfrattata di casa in 30 giorni se non l'avesse fatto. Poi, ragazzi, sempre la mamma di Amber scrive a Johnny: sì, è così, ne sono sicura, e il suo stupido avvocato le ha detto che sarebbe stato l'unico modo in cui avrebbe avuto un posto in cui vivere senza essere sfrattata da 30 giorni. Ma scusate, continuano a dire che Amber non avrebbe avuto dove andare a vivere, cioè, ma sul serio, stiamo sempre parlando dell'attrice di Acqua, ma non stiamo parlando di Ambra, la lavapiatti del kebabaro di quartiere? Perché io non penso che Amber Heard finiva sotto un ponte. Ora, io non conosco il suo conto in banca, ma secondo me un monolocale se lo poteva permettere, poi non lo so, non voleva farlo, te lo giuro. Gli avvocati stanno incasinando le cose, certo. Sai come sono gli avvocati, no? Gli chiedi di iniziare una pratica di divorzio e ti ritrovi invischiata nel più grosso caso di violenza domestica mai emerso al mondo. A questo messaggio giustamente Johnny risponde: se non voleva presentare un'ordinanza restrittiva contro di me e lanciare un messaggio al mondo, ovvero che sono un marito violento, allora perché è andata in tribunale con una sua foto in cui sembra che sia stata picchiata? Questa è anche la mia vita. Cosa dovrebbero pensare i miei figli e gli amici dei i miei figli? Non merito questo e neanche loro se lo meritano, soprattutto non da lei. La mamma di Amber, ragazzi, risponde: il suo avvocato le ha detto che doveva farlo e doveva farlo oggi. Vabbè, potete ammirare una foto dell'avvocato di Amber. In questo modo si spiega tutto. Ecco perché voleva parlare con te. Non abbiamo parlato del fatto che ti scrivo, quindi per favore non sollevare mai questo argomento, ma ti giuro che questa non era una sua idea, né è stata una cosa che ha fatto volentieri o felicemente. Le è stato detto che era la sua unica opzione per non essere sbattuta fuori di casa a calci. Non sto cercando scuse, ma è quello che credeva. Non voleva farlo. Sentiva di tradire il suo unico amore, ma per cortesia. Ha tradito 50 anni di lotte femministe, non soltanto il suo unico amore. Cioè, con tutto il rispetto per Johnny Depp, ma c'è veramente qualcosa di grosso in ballo, proprio ha mandato tutto a sentiva di tradire il suo unico amore, ma è quello che le hanno detto gli avvocati. Per favore, non dirle che abbiamo parlato se dovessi sentire Amber di nuovo. Ti amo come un figlio. Qui c'è qualcosa che non mi quadra, cioè o è stronza la madre o è stronza la figlia. Ma ragazzi, cosa succede nei giorni che seguono? Cioè, cosa succede nei giorni dopo che Johnny ha ricevuto questa letterina? In questi giorni, ragazzi, Amber alloggia proprio nella penthouse, nella quale sono installate delle telecamere di videosorveglianza. Inoltre, ragazzi, in questa penthouse lavoravano delle persone. Ovviamente c'era una receptionist, c'era un manager, c'era l'addetta alle pulizie. Tutte persone, ragazze, che hanno portato delle testimonianze al processo. Inoltre nel palazzo, ragazzi, come abbiamo detto, alloggiavano anche degli amici di Amber. Quindi, ragazzi, sulla base di filmati e testimonianze possiamo tentare una minima ricostruzione di quello che è accaduto tra il giorno in cui Amber ha spedito la letterina a Johnny e il giorno del processo, ovvero una settimana dopo. Allora, ragazzi, il giorno 21 maggio, il giorno in cui i due si sono definitivamente lasciati, hanno deciso di divorziare, quindi dopo che Johnny avrebbe picchiato Amber, secondo la sua versione, lanciandole un telefono in faccia e strappandole i capelli e dandole una testata, proprio quel giorno, ragazzi, Amber Heard decide di scattarsi una foto per avere prova dei lividi che il suo ormai ex marito le ha lasciato addosso. E queste, ragazzi, sono proprio le foto scattate quella sera. Dopodiché, ragazzi, il giorno dopo Amber incontra nel corridoio Isaac. Chi è Isaac? Isaac è il vicino di Amber, nonché amico di Johnny. E
Isaac ci racconta, ci testimonia che quel giorno Amber, quando lo incontrò nel corridoio, ha detto ad Isaac: sai, Johnny mi ha picchiata, mi ha tirato un cellulare in faccia. Quindi a quel punto lui dice di averla guardata bene e dice di aver visto che non aveva lividi in faccia, tanto che a quel punto le ha detto: beh dai Amber, se non altro la tua bellezza ha eclissato tutto. E gliel'ha detto così per, diciamo, per rassicurarla, per consolarla, ecco. Che succede a questo punto? Dopodiché Amber, ragazzi, va alla festa di compleanno dell'amica Amanda, la quale condivide sul proprio profilo Instagram questa foto. In questa foto, ragazzi, Amber si copre il viso, plausibilmente viene da pensare quantomeno che lo stia facendo per coprire un livido, nonostante Isaac abbia detto che quel giorno non aveva lividi, però ragazzi, essendo Isaac un amico di Johnny, potrebbe aver testimoniato il falso, quindi dobbiamo lasciarci quantomeno il beneficio del dubbio. In ogni caso, ragazzi, questa foto, per qualche motivo che non conosciamo, viene cancellata da Amanda, guarda caso, poche ore prima del processo. Quella sera, ragazzi, verso le 22:56, quindi siamo sempre in data 22 maggio, Amber che fa? Amber incontra una persona, udire udire, incontra l'attore James Franco, quello di cui Johnny, se vi ricordate, era gelosissimo perché lei stava girando una scena hot insieme a lui. Infatti, ragazzi, vediamo qui in questo filmato di videosorveglianza che esce dall'ascensore e rientra con James Franco. Ora ragazzi, questo video ha una particolarità, cioè entrambi cercano di nascondersi dalla telecamera di videosorveglianza. Io inizialmente ho pensato che magari Amber cercasse di nascondere il volto perché boh, magari voleva nascondere per qualche ragione i lividi, cioè è stato il mio primo pensiero. Però non si spiega perché anche James Franco si nasconda dalla telecamera, cioè in realtà proprio tutta la situazione nel complesso mi fa pensare che o Johnny Depp aveva picchiato entrambi, oppure molto più probabilmente i due non volessero essere riconosciuti perché avevano una qualche tresca, chi lo sa, vabbè, Johnny era geloso, basta questa come motivazione. In ogni caso, ragazzi, è pure vero che soltanto questa volta Amber ha nascosto il viso alle telecamere, perché le volte in cui è con le amiche e quindi non ha niente da nascondere a Johnny Depp, e proprio non gliene sbatte delle telecamere. Infatti due giorni dopo, ragazzi, ovvero il 24 maggio, Amber Heard è con la sua sorellina minore Whitney, nonché con Raquel, e vediamo che entra tranquillamente nell'ascensore con i capelli legati. In queste registrazioni, ragazzi, sembra non avere alcun livido. Ora, alla reception in tutto ciò lavora una donna che si chiama Trinity, la quale racconta che prima, mentre le ragazze aspettavano l'ascensore, quindi prima del filmato che vediamo, ha visto Whitney fare finta di tirare un pugno in faccia ad Amber, dopodiché si è messa a ridere, e poi le ragazze sono entrate nell'ascensore con questo fare molto molto brioso. Il 25 maggio, ragazzi, quindi il giorno dopo ancora, alle 4:33 di mattina, Amber invia questi SMS a Johnny: appena confermato che la lettera di accompagnamento è completamente privata e non ha niente a che fare con il pubblico dominio e include solo la violenza domestica, l'affare dell'ordine restrittivo, perché ho chiamato l'avvocato quando i poliziotti erano qui e io non sapevo cosa fare o perché questo fosse successo ed ero spaventata. Ma questa lettera è privata. Allora, come umano lei... E a meno che non hai sporto denuncia anche tu, può essere revocata in qualsiasi momento. Vabbè, in sostanza, ragazzi, Amber dice a Johnny che se vogliono possono prorogare la deadline attualmente fissata al 27 maggio, in maniera tale che Johnny si possa prendere qualche giorno in più per rifletterci sopra e decidere se eventualmente aggiungere alla lista delle cose da darle pure un rene. Tu e io abbiamo il controllo e ci amiamo l'un l'altra. Io pensavo che tu avessi sporto denuncia, tu hai detto che te ne andavi e hai detto addio. Mi dispiace se ti ho fatto male, non ho altro che amore per te. Many unbearable hours later. Amber, Raquel, Amanda, Melanie, che sarebbe la makeup artist nonché amica di Amber, sono di nuovo qui alla penthouse insieme a Laura, che sarebbe la designer di interni di Amber e Johnny. Amber, ragazzi, qui è proprio visibilmente fatta, infatti tipo fa questa cosa strana, si porta il cibo alla bocca però poi si accorge che ha già qualcosa in bocca e vabbè, alla fine non ha dove mettere questo pezzo di cibo e
se lo lancia alle spalle, tutto normale. Il 27 maggio Trinity vede Amber prima che lei andasse in tribunale, perché il 27 maggio, ragazzi, c'era il processo, il famoso processo. E effettivamente Trinity la vede con un segno sul volto, come una specie di livido. Infatti, ragazzi, quel giorno, essendo che Johnny ha deciso di non firmare, i due appunto si sono visti davanti alla corte, dove Amber Heard ha chiesto di ottenere un ordine restrittivo, cioè ha chiesto che Johnny non si potesse avvicinare a lei a meno di 100 metri perché appunto teme la sua vicinanza. E Amber a questo processo effettivamente si presenta in questo modo, sfoggiando un enorme livido in faccia, nonché un'espressione luttuosa. Alla fine, ragazzi, come sappiamo, Amber Heard vince questa causa e il giudice le conferma che Johnny non si potrà avvicinare a lei più di 100 metri. Il giorno dopo, scandalo di nuovo. Queste foto qui fanno il giro del mondo perché, ragazzi, questa è Amber Heard paparazzata il giorno dopo il processo insieme alla sua amica Raquel Pennington, e noi qui la vediamo radiosa, apparentemente senza trucco, con i capelli spudoratamente legati e del livido sfoggiato in tribunale 24 ore prima, ragazzi, non c'è più nessuna traccia. Ma ragazzi, questo non è stato l'ultimo scandalo, perché di nuovo accade qualcosa di inaspettato. Infatti succede di nuovo che, ragazzi, il Daily Mail divulghi una conversazione telefonica, questa volta tra Johnny Depp e Amber Heard, che rende le cose per Amber Heard ancora più complicate, perché in questa conversazione telefonica, ragazzi, ebbene, Amber dice qualcosa che sconvolge, letteralmente sconvolge l'opinione pubblica. In pratica Johnny dice ad Amber che la ama, che non le vuole rovinare la reputazione, quindi le dice: guarda, dai, cerchiamo di risolvere le cose così senza finire in tribunale, perché poi non si torna indietro. Io da ciò ho dedotto che si tratti di una telefonata che è avvenuta prima che i due andassero a processo, quando quando lei sperava che lui praticamente le firmasse questo mantenimento d'oro, però non sono sicura sulle tempistiche. Ora, in questa conversazione, cosa dice Amber? Amber in sostanza dice: tesoro Johnny, io ti amo, non vorrei assolutamente gettarti addosso, ma io devo pensare a salvarmi la reputazione, e sai, io ho tonnellate di prove da portare in tribunale e nessuno crederà che ho pianificato tutto creando prove per 3 anni, nessuno crederà che mi truccavo e mi fotografavo, che creavo delle chat, che creavo prove contro di te nel corso di questi 3 anni mentre gestivo tranquillamente la mia vita. It would be eyewitness statements, it would be evidence, tons of it. And it would be through years, and it would be unbelievable to imagine that either I'm in a secret fight club, or B, I've had that I have been plotting to do this for the, you know, for 3 years, and while taking pictures of it and documenting it, just saving it up for the right time when I'm not asking for any money and have nothing financial to gain from it. But no one is going to believe that. Ora, ovviamente, ragazzi, questa parte è molto ambigua, perché non si capisce se Amber intenda che nessuno ci crederà mai perché non è vero e non è possibile che lo sia, perché sarebbe proprio una cosa da psicopatici, o se intende dire a Johnny: guarda, nessuno crederà mai che io sia una persona così malvagia nonostante lo sia. Poi vabbè, dice a Johnny che non ci crederà mai nessuno a una cosa del genere, perché lei non ha nulla da guadagnare da questa menzogna. Beh. Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. Ragazzi, scusate, ho fatto una pausa, mi sono anche legata i capelli perché praticamente sto video sta durando tipo un paio d'anni, quindi giustamente da quando è che ho cominciato a registrare mi si sono anche sporcati i capelli, devo rifare lo shampoo. Andiamo avanti. Non mi guardare così, non mi guardare come se fossi una brava persona. Johnny, ragazzi, sembra non
non essere minimamente preoccupato dalle prove che Amber millanta di avere e cerca anche di calmarla con dolcezza dicendole di fare quello che preferisce fare. Poi ragazzi, a un certo punto durante questa conversazione telefonica Amber dice a Johnny: l'ultima volta che la situazione è esplosa ho avuto paura che avrei perso la vita, che tu accidentalmente mi potessi fare qualcosa. E Johnny le risponde: Amber, cioè, ma sei seria? Cioè, ho perso un dito, mi sono preso una lattina, un vaso, una bottiglia sul naso. Questo, ragazzi, mi fa supporre che magari quella volta Johnny, quella volta in cui lei gli ha tranciato il dito, l'abbia tipo spinta via subito dopo il fattaccio, e che per questo... cioè è che questo per lei sia stato come se Johnny stesse perdendo il controllo, quando in realtà era lei quella che aveva perso il controllo su di lui in quel momento. Ma questa, ragazzi, è una mia personale interpretazione, perché anche qui la conversazione è alquanto ambigua. I'm sorry, because the last time that it got crazy between us, I really did think I was going to lose my life, and I thought you would do it on accident, and I told you that. I said, oh my god, I thought for the first time. Amber, I lost a f***ing finger, man, come on. I had a mineral spirit thrown at my nose. Queste parole di Johnny, però, ragazzi, Amber dà una risposta agghiacciante. Infatti a quel punto si scalda e dice a Johnny: ma per cortesia, vai, dillo al mondo, io, Johnny Depp, un uomo, sono anch'io vittima di violenza domestica, dillo e vediamo quante persone ti crederanno e si schiereranno dalla tua parte. Mi faccio sentire l'audio. Tell the world, Johnny, tell them Johnny Depp, I'm a victim too of domestic violence, and yes. I, you know, it's a fair fight. It sees how many people believe or side with you. It doesn't matter if it's a fair fight. My ass. Exactly, because you're bigger and you're stronger. And so when I say that I thought you could kill me, that doesn't mean you counter with you also that you lost your own finger. Ragazzi, è veramente agghiacciante. Allora, io finora non mi sono espressa più del necessario, sicuramente non sarò stata capace di apparire completamente super partes, però ci ho provato. Adesso, ragazzi, smetto di provarci, perché a questo punto mi sento di dirvi che cosa ne pensi io di tutto questo gran macello. Allora, è una vita che noi donne combattiamo per essere credute in tribunale, per fare sì che la nostra testimonianza valga più della presunzione di innocenza quando denunciamo episodi di violenza che sono avvenuti senza testimoni. E adesso succede che Amber Heard apparentemente si è appropriata di un diritto che ha grazie a donne che sono state maltrattate, che sono state lasciate da sole, che si sono ribellate a un sistema che proteggeva i loro carnefici, e ha usato questo diritto, ragazzi, per ricattare Johnny Depp. Non contenta, adesso se ne esce con questo discorso sessista: nessuno crederà che ti picchiavo perché sei un uomo. Fra l'altro, ragazzi, mi ghiaccia il sangue, perché io queste parole purtroppo le conosco bene, conosco l'effetto che provocano, perché me le sono sentita dire io stessa, mi sono sentita dire: vai, vai alla polizia, vediamo se crederanno a una ragazzina. E questa, ragazzi, è la frase di un manipolatore, cioè non è il tipo di frase che di norma direbbe una vittima, perché la condizione di vittima e il ruolo di carnefice, ragazzi, sono riconoscibili da determinati segnali, così come, non lo so, la condizione di persona con l'influenza si riconosce da una serie di sintomi, tipo il naso che cola, tipo la febbre, tipo la tosse, eccetera eccetera. Poi magari Amber Heard è una vittima speciale, una tipologia nuova di vittima che non rientra negli standard fino adesso conosciuti e studiati dalla psicologia. Ma ragazzi, sulla base di ciò che la psicologia ci può dire in questo momento, nessuno ti crederà mai, non è sicuramente una retorica da vittima, ma da manipolatrice. E il fatto che Amber sia una manipolatrice, ragazzi, emerge in molti momenti durante le registrazioni divulgate dal Daily Mail. Ma secondo me, ragazzi, c'è un momento proprio emblematico in cui emerge questa sua natura di manipolatrice, ovvero questo qui. I go because I think, fuck, we're screwed. Can't live like this. There's no talking unless we just want to try to be civil with one another as people who are married. I promise won't explode if we just do the things a little different in the fight, you know, like, don't walk away from me, do it in a different way, and I promise I won't resort to the same shit. I promise. Okay. Thank you. Ok,
Amber, ragazzi, dice a Johnny, in sostanza, io non ti picchierò di nuovo se tu non me ne darai motivo, se tu ubbidirai alle mie richieste. Questa, ragazzi, è una contrattazione che possiamo riformulare in questo modo. Se non ti comporterai come io reputo che sia giusto, io ti picchierò di nuovo e sarà colpa tua, te la sarai cercata. Quindi, ragazzi, Amber crede effettivamente che lei, che se lei è stata violenta, la colpa sia stata di Johnny. Cioè, doppio standard, tra l'altro, se è vero che lui le ha mai messo le mani addosso. Questo, ragazzi, ci porta a un altro comportamento tipico del manipolatore, che Amber manifesta in tutti i momenti di entrambe le registrazioni, ovvero non si mette mai in discussione, a differenza di una vittima che praticamente non fa altro. Cioè, di fronte alle accuse del suo partner non esita mai, rigira puntualmente la frittata facendo notare a Johnny tutte le sue colpe, e quando è messa proprio con le spalle al muro rimprovera Johnny di starsi accanendo su di lei, dicendogli cose tipo: ah vabbè, allora lasciami, cioè, visto che sono una bulla, allora lasciami. In generale, comunque, diciamo che Amber non si ferma mai a interrogarsi sui propri errori. Vi faccio sentire un breve estratto per farvi capire quello che intendo. I was laying in bed watching television. I fucked up last night. I'm not going to defend myself. But I also can't blame me going to the finish line. And that's always where it... Do you believe all this, Amber? Do you believe all this? Oh, yeah, the fuck? Yes, yes! You believe I'm an abuser? Yes. You believe I'm an abuser? Do you believe you're an abuser? Do you believe you abused me physically? Do I physically believe? I mean, do I believe I physically abused you? Yes. Do you know I'm 115, well, not anymore, but I was 115 pounds. I'm a 115 pound woman, and you're going to say I have the capacity to abuse. That's not the question. That's not the question. Knock you off of your feet? You started these things. You're going to get up on the stand, Johnny, and say she started it? Really? I have never been able to overpower you. That's the difference between me and you. Why did you try? Poi, ragazzi, c'è un'altra cosa, che in tutti gli audio divulgati Amber parla tantissimo, travisa continuamente le parole di Johnny, quindi o ha problemi di comprensione del testo oppure lo fa di proposito, appunto, per manipolarlo, perché ci sono momenti in cui addirittura Amber fa credere a Johnny che lui abbia detto delle cose che non ha mai detto, cioè che abbia appena detto delle cose che invece non ha detto, e lui se la beve, tra l'altro, tipo qui. No, you got married for security and for safety. So did I. We did not get married because it was something that we're doing, you know, for because it was something we could walk away. We wanted the state, a foundation. No? I wanted to make you my wife. Yes, but you could just have me as your girlfriend if you didn't want the foundation. And you told me, and maybe you go back on it now. Fine, okay, cool, lie about that, I don't know. You told me you wanted a foundation. You told me you wanted the security. You wanted the safety. You liked the foundation. At the beginning, you said, I really like having that. It feels safe. So don't argue with me when I say it now. I'm not arguing with you. Oh, yeah, but you had to pick it apart. By saying because I loved you and you're my wife? I wanted you to be my wife? That's picking it apart? No. Then how did I pick it apart? I don't want to do this. I don't want to fight about a fight. I want to fight about the semantics. How come when I come up with a point, you can't answer it? You don't want, or suddenly you don't want to answer it? What am I not answering? Because I don't want to fight about this new thing? No, I don't want to. I said you wanted the safety and security, and you stopped me. You interrupted me, and then you said, what? Because I wanted to have you as my... I didn't interrupt you. You asked me, right? You said, right? I meant you interjected. I meant you said. You said. How about that? See, now, is this better? I answered you. I addressed what you're saying. Now, can we please not fight about that? And I said, because I love you. You said loved. In tutto ciò, ragazzi, Johnny balbetta, Johnny si fa girare e rigirare come un pollo messo nello spiedo, non ha la benché minima fiducia in se stesso, tanto da fidarsi di lei pure quando lei gli instilla il dubbio sulle sue stesse parole. La voce di Johnny è completamente priva di energia vitale, e tutto questo, ragazzi, è spia, al contrario di una sottomissione a una persona narcisista. Io sarò sincera con voi, mi sento molto in colpa nei confronti del mio genere, perché io, cioè, non vorrei mai
dire non credo ad una donna che denuncia una violenza domestica, però voglio cercare di essere obiettiva, voglio cercare di essere sincera, altrimenti veramente tutti i discorsi futuri che farò non avranno alcun valore, perché si fonderanno fondamentalmente su dei dogmi. Io, ragazzi, cioè, se devo essere sincera, io non riesco a credere al 100% alle accuse di Amber Heard. Quindi mi schiero in maniera anche abbastanza netta, perché, ragazzi, io ho letto e riletto più volte le dichiarazioni, ho riascoltato più volte le registrazioni cercando un motivo per non dover dire qualcosa che è vietato tipo da tutti i codici femministi, ma io questa volta, ragazzi, con tutta la buona volontà, non me la sento di schierarmi dalla parte di Amber Heard, perché sebbene io sia sicura che Johnny Depp non sia stato sempre un santone, ma sicuramente almeno qualche volta abbia reagito alle botte, qui per me, ragazzi, per il mio punto di vista, che è condizionato dalla mia esperienza personale diretta e indiretta e da alcune letture sulle tecniche di manipolazione, è fin troppo palese che chi in questa relazione ricopra il ruolo della vittima e chi quello del carnefice, perché i comportamenti di Amber e il comportamento di Johnny, ragazzi, sono proprio da manuale. A questo punto però, ragazzi, andrei avanti con la conversazione telefonica, perché possiamo fare anche qualche altra interessante osservazione. Infatti a un certo punto Amber Heard comincia a parlare del proprio peso e dice io peso 50 kg, non potevo metterti mai al tappeto, quindi nessuno crederà che una donna di 50 kg potesse fare del male a un uomo più grande e più grosso come te. Ora, ragazzi, parliamo di questo. Allora, in un abuso i ruoli di vittima e carnefice non si distribuiscono in base al peso e alla stazza, ma in base alla posizione di potere, cioè non è che siano le donne ad essere più frequentemente vittima di violenza domestica perché sono più deboli, perché gli uomini sono fisicamente più forti e più imponenti, ma perché in famiglia è più frequente che si crei un rapporto in cui la donna è sottomessa all'uomo a livello economico, a livello di valore personale, cioè ci sono famiglie in cui l'uomo è il capo famiglia, appunto, e la sua autorità è indiscutibile. Questo ovviamente è dovuto a fattori ambientali, a fattori culturali. Quindi, ragazzi, detto ciò, se la persona tendenzialmente più autoritaria in una relazione, in questa relazione qui, era Amber, niente le vietava di lanciare degli oggetti addosso a Johnny, e il fatto che lei pesi 50 kg è del tutto ininfluente se sta di fronte a un uomo che non si difende, che magari non si può difendere perché proprio perché la sua partner pesa 50 kg, non le vuole fare del male. C'è anche perché, ragazzi, il dito mozzato di Johnny testimonia che veramente non è che c'è bisogno di essere maciste per fare del male. E per di più, ragazzi, l'entità della violenza subita non si misura esclusivamente in base ai danni fisici riportati, ma anche in base ai danni psicologici che questa violenza può recare. Il crollo dell'autostima, l'annullamento del proprio io, la dipendenza affettiva, lo smarrimento della fiducia in se stessi, la depressione... Dico, c'è un mondo oltre i lividi che purtroppo, per fortuna, non si può fotografare. Ma poi, cioè, non ho capito sta cosa, lei si continua a difendere dicendo che comunque non l'ho mai messo al tappeto, questa cosa la ripete più volte, come se il fatto che Johnny Depp non sia mai caduto per terra dopo che lei gli ha dato un pugno giustifichi il fatto che lei abbia spento una sigaretta in faccia. Cioè, vabbè, però non è caduto per terra, è Florislava. Un altro elemento che ci aiuta a definire i ruoli di vittima e carnefice, ragazzi, è il linguaggio del corpo, perché anche in quest'ambito esistono degli atteggiamenti proprio stereotipati. Ora, se prendiamo un video in cui compaiono in coppia Johnny e Amber, ragazzi, vediamo un Johnny Depp che tiene lo sguardo basso e una Amber che invece lo guarda con grande sicurezza, che lo tiene sotto controllo, nel senso che lo segue con lo sguardo in tutti i suoi movimenti, un atteggiamento tipico di sottomissione. Quindi anche in questo caso, ragazzi, se ci appelliamo a quelli che vengono considerati, diciamo, i sintomi della violenza domestica, è evidente chi dei due detenga il controllo all'interno della relazione, e di sicuro, ragazzi, quella persona non è Johnny. Io, ragazzi, credo che cioè, se dovessi proprio azzardare una teoria complottistica, secondo me Amber si è ritrovata invischiata in una situazione che non voleva e che è sfuggita al suo controllo. Cioè,
Nel mio personalissimo complotto, ragazzi, penso che Amber abbia invitato Johnny Depp in tribunale soltanto per intimidirlo, cioè per convincerlo a firmarle questo mantenimento d'oro da 50 milioni al mese. Però secondo me Amber non ci voleva finire davvero in tribunale, cioè non si aspettava che Johnny non firmasse, visto che lei lo ha avvisato di avere tante prove fotografiche. Di questa mia teoria complottistica, ragazzi, a senso mio ne sarebbero prova i filmati della videosorveglianza girati prima del processo, nei giorni proprio giusto prima del nei giorni prima del processo, in cui Amber è tranquilla e non nasconde il fatto di non avere lividi visibili, quindi evidentemente non si preoccupa di essere accusata di dire il falso. Voglio concludere, ragazzi, con una dichiarazione rilasciata da Tylet Wright. Voglio leggervi questa dichiarazione perché quello che dice è sacrosanto, ma ci sono parecchi ma che andremo a vedere. Allora, scrive: la sera del 21 maggio 2016 ho ricevuto una telefonata da Amber che mi chiedeva di parlare con Johnny in viva voce perché era molto arrabbiato riguardo una cosa che pensava gli avessi fatto. Amber mi ha detto che sperava l'aiutassi a calmare Johnny, rassicurandolo che ciò che credeva fosse successo non era vero. Subito dopo ho sentito Johnny iniziare ad infuriarsi dicendo: e se ti tiro i capelli all'indietro? In seguito ho sentito Amber piangere terrorizzata e pregare Johnny di fermarsi, e subito dopo ho sentito Amber urlare: chiama il 911, prima che la chiamata si interrompesse. Ho chiamato il 911 per salvare la vita ad Amber. Ho chiamato il 911 perché lei non lo faceva mai, perché ogni volta che succedeva il suo primo pensiero era proteggere lui, perché ogni volta che succedeva l'uomo dolce e amorevole che tutti amavamo tornava con abbondanti scuse, giurava a destra e a manca di aver capito quanto orribile fosse quello che aveva fatto e prometteva che non lo avrebbe fatto più. Tutti lo amavamo, ma specialmente lei, e lei voleva credere che quel comportamento non sarebbe durato. Gli episodi di violenza sono cominciati con un calcio su un aereo privato, poi sono diventate spinte e pugni occasionali, fino a quando a dicembre lei ha descritto un assalto belle buono in cui si è risvegliata con il cuscino ricoperto di sangue. Ho visto il labbro spaccato e le ciocche di capelli sul pavimento, ho ricevuto la telefonata immediatamente dopo l'accaduto, le sue urla e il suo pianto, una donna stoica ridotta in singhiozzi. Capivo il suo dolore, era anche amico mio, una persona a cui volevo molto bene, una persona che un tempo consideravo un fratello, una persona con cui avevo riso alle assurdità dei media e al ruolo che mi attribuivano all'interno della loro famiglia, una persona che è venuta in mio soccorso nel mio periodo più difficile, che mi ha salvato la vita, con cui ho vissuto un anno dietro suo invito mentre guarivo e lavoravo. Vabbè, dai, sul serio. Cioè, della serie posso dire tutto di lui, che mi ha aiutato, che mi ha salvato la vita, che mi ha ospitato, che mi ha soccorso nei momenti difficili, tuttavia è una merda. Sono stata diretta testimone dello sconcertante caos mentale di cui una persona abusata cade vittima, cercando di bilanciare il desiderio di proteggere il suo aggressore con la consapevolezza che una faccia gonfia è inaccettabile. L'ho ascoltata mentre cercava di ricordare qualcosa che potesse aver fatto per poterlo provocare, come avrebbe potuto farlo arrabbiare abbastanza per arrivare a tanto. L'inequivocabile punto è che niente che lei avrebbe potuto dire o fare avrebbe giustificato ciò che lei descrive come lui che la trascina su per le scale per i capelli, lui che la prende a pugni dietro la testa, lui che la strangola quasi fino a farla svenire e lui che si scaglia con la testa contro il naso di lei fino a romperglielo quasi. Amorino mio, che cosa c'è? Ti stai commuovendo? Diciamo che la violenza domestica è orribile, la condanniamo, ma come cultura creiamo il terreno più fertile affinché prosperi. Il ciclo di abusi è perpetrato da chiunque affermi che la vittima sia più probabilmente data un pugno da sola. In questo momento tutte le donne picchiate nel mondo stanno guardando questo circo mediatico e stanno recependo il messaggio che quando si faranno avanti per cercare aiuto, quando romperanno questo ciclo, verranno chiamate arrampicatrici sociali, traditrici, e verranno accusate di aver finto tutto per attenzione. No, non è vero, è molto peggio di così. Tutte le donne picchiate del mondo, ragazzi, stanno guardando questo circo mediatico e stanno recependo il messaggio che nessuno crederà loro per colpa di donne che mentono sotto giuramento, perché ponendo che sia vero che Johnny Depp la picchiasse, anche lei picchiava lui, e ciò è indubbio, e lei ha mentito e ci sono le prove. Ecco perché quando è successo di nuovo, mentre ero al telefono con entrambi e l'ho sentito cadere, sentendo lui dire: e se ti tirassi indietro i capelli, e lei che urlava
urlava chiedendo il mio aiuto, mi sono chiesto, come tante altre volte prima, se io dovessi rompere il silenzio che avvolge le celebrità ed invitare la polizia a intervenire in questa situazione, e in una manciata di secondi ho deciso che sì, lo avrei fatto. Perché ho realizzato che finché proteggevo l'aggressore dalle conseguenze, stavo consentendo gli abusi e non potevo più stare a guardare. Ho dovuto fare qualcosa per la mia amica e per quello che credo fermamente sia il codice comportamentale che gli esseri umani debbano adottare per rapportarsi agli altri. Che lo amassimo o no non c'entra niente. Quando parliamo di violenza, l'amore non fa più parte dell'equazione. Ok ragazzi, qui c'è da sviscerare un dilemma etico. È giusto credere a una donna che denuncia una violenza domestica a prescindere? No, qualsiasi imputato ha diritto ad un processo prima di essere considerato colpevole. Dopo, a seconda delle prove, il giudice stabilisce se l'imputato sia effettivamente colpevole oppure no. Il fatto che si continui a parlare di quanto sia importante difendere Amber per non scoraggiare le altre vittime di violenza a denunciare è una distorsione di una lotta femminista che non si scaglia contro la sacrosanta presunzione di innocenza, ragazzi, ma si scaglia contro il sessismo all'interno delle aule del tribunale, nelle quali è capitato frequentemente in passato ed è capitato pure recentemente che la vittima venga colpevolizzata, magari dall'avvocato della difesa che fa alla presunta vittima delle domande ambigue del tipo cosa hai fatto per provocare una reazione violenta, oppure non lo so, in casi di stupro come eri vestita, cosa ci facevi fuori di notte perché eri ubriaca e cose del genere. Ora ragazzi, la presunzione di innocenza forse potrebbe essere messa in discussione eticamente parlando quando la vittima denuncia per esempio il marito per violenza domestica non avendo alcun testimone, perché gli episodi per l'appunto avvenivano dentro le mura di casa. Allora in quel caso se nessuno dei due, né l'imputato né la parte lesa, ha le prove da presentare a proprio favore, al di là di ciò che poi decide il giudice, forse eticamente è giusto credere alla donna che ha il coraggio di denunciare per incoraggiare per l'appunto le denunce. Cioè è giusto sostenere la donna che ha deciso di denunciare, ci sta, ma ragazzi in questo caso specifico sono state presentate tonnellate di prove, sono stati presentati testimoni da ambedue le parti e se non si può dimostrare che Johnny Depp sia completamente pulito, sia innocente, è comunque provato in maniera schiacciante che, ragazzi, Amber Heard sia colpevole di violenza domestica. Pertanto la sua situazione non può mai essere messa sullo stesso piano di quella di una donna che viene abusata fisicamente dal marito, perché ragazzi questo è uno sgarbo alle vittime di violenza ed è un punto a favore di chi addita le femministe come naziste che credono ciecamente nei loro dogmi, e non si può pretendere che l'opinione pubblica si schieri in suo favore solo perché è una donna. Cioè, vi rendete conto che c'è qualcosa di profondamente sbagliato in ciò? Cos'è la genesi del matriarcato? Ma per cortesia. Comunque sia, ragazzi, rimane il fatto che Johnny, cioè io penso che entrambi stiano pagando le loro conseguenze, però Johnny secondo me sta pagando le conseguenze più salate, perché se Amber Heard è solo al centro della più longeva shitstorm della storia che l'ha dita come Amber the Abuser, Johnny Depp, oltre ad avere perso il proprio ruolo in Pirati dei Caraibi, è stato pure licenziato dal ruolo di Grindelwald nel sequel di Animali Fantastici. Infatti ragazzi verrà sostituito dall'attore Mads Mikkelsen, e con tutto il rispetto per quest'attore, per quanto mi riguarda ragazzi la pellicola di Animali Fantastici possono usarla come carta igienica. Questo licenziamento ragazzi ha fatto seguito all'articolo del The Sun per il quale Johnny ha fatto causa alla testata, articolo che per l'appunto si intitolava "Come può J.K. Rowling essere genuinamente felice di avere Johnny Depp nel cast del nuovo Animali Fantastici dopo la denuncia di aggressione?". Certo è che ragazzi, secondo me, se Amber Heard fosse stata una donna transessuale, la Rowling a Johnny Depp avrebbe aumentato lo stipendio. Ragazzi, io non riesco a credere di stare per dire una cosa del genere, ma per oggi è tutto. Sicuramente ragazzi ci saranno dei nuovi sviluppi e noi saremo qui per parlarne. Nel frattempo, nel caso in cui io abbia dimenticato qualcosa, vi invito ad aggiungerla nei commenti. Nel caso in cui ci siano delle imprecisioni, sentitevi liberi di rettificare.
anche tipo in caps lock, perché comunque in alcuni punti le fonti sono discordanti, quindi è veramente un'impresa molto ardua andare a ricostruire questa vicenda. Soprattutto ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gigantesco circo tossico. Io sono molto curiosa di sapere se siete team Amber o se siete team Johnny, cioè è una questione molto spinosa, quindi più siete a darmi il vostro parere, più mi aiuterete a farmi un'opinione articolata su questa assurda questione. Io ragazzi vi ringrazio per la vostra paziente attenzione e vi ricordo che ci vedremo prestissimo con un nuovo video giornale. Per oggi è tutto.